grazie a tutti per essere venuti stamattina. Faccio una rapida presentazione, anche se conoscete già tutti. Ci sarà Andrea De Maria, Stefano Sermenghi e Giacomo Stagni. Questa discussione di questa mattina, ovviamente volevamo concentrare un po' l'attenzione sul Job Act e la legge di stabilità, quindi cercare con la presenza dei nostri graditi ospiti di comunque parlare e approfondire rispetto a queste tematiche, visto che comunque la discussione e il dibattito sia interno al nostro partito, sia per quanto riguarda i temi trattati e l'importanza di questi, di questa azione, diciamo, del governo, ci danno comunque degli spunti interessanti per capire meglio quali sono le problematiche principali, quali sono i progetti del governo e anche le varie posizioni, soprattutto anche, visto che abbiamo appunto Andrea De Maria, anche la situazione in Parlamento, come procede appunto questo progetto e quando verrà approvato, insomma, tutte le tempistiche, anche questo può essere molto importante. Quindi io a questo punto, visto che sono già le 10:30, darei subito la parola ad Andrea De Maria per un'introduzione, poi dopo magari a noi piace sempre come circolo cercare di creare comunque un dibattito, un'interazione con gli iscritti, con gli attivisti, con chiunque è voluto intervenire questa mattina, perché è molto importante capire, ascoltare anche per tutti noi e cercare di trovare le soluzioni più efficaci, insomma. Grazie. Grazie a voi. Intanto mi scuso, ma come forse avevano detto, mi è successa una cosa buffissima, perché ieri ero all'assemblea dei circoli a Viterbo e dopo poi siamo rimasti a dormire a Firenze. Ieri stamattina c'era un disinnesto di un ordigno bellico a Sasso Marconi, quindi sono stati 20 minuti in fila con tutti i giapponesi che sono scesi fotografata, una cosa praticamente da fila. Comunque io farei così, magari adesso in questo primo intervento, come mi veniva chiesto, faccio un po' un quadro dello stato dell'arte, poi dopo magari, diciamo, mi riservo anche un'opinione più politica, insomma, nel corso mia, che ovviamente ho, che metto volentieri a disposizione nel corso del dibattito, così non parlo troppo all'inizio, insomma, tanto abbiamo tutti e tre la possibilità di dire le nostre cose, poi insomma anche di fare come al solito un confronto. Adesso, domani c'è un voto procedurale sul Jobs Act e poi c'è venerdì il voto sulle questioni pregiudiziali che hanno presentato il Movimento 5 Stelle e altri gruppi parlamentari, e quindi poi dalla settimana successiva si dovrebbe poterlo approvare. Tra martedì e giovedì ci sono, diciamo, i voti in commissione, sia sul Jobs Act sia sulla legge di stabilità, perché insomma entrambi i temi, insomma, devono essere posti, devono passare ovviamente al vaglio delle commissioni e subito dopo, insomma, appunto si apre il tema legge di stabilità. Lo stato dell'arte per quanto riguarda il Jobs Act è fondamentalmente questo. C'è stata una prima delega al Senato, che è quella su cui, come sapete, c'è stato anche un dibattito piuttosto forte nel Partito Democratico, con anche posizioni molto critiche, peraltro caratterizzano, devo dire, anche me, insomma, rispetto ai contenuti della delega del Senato, soprattutto perché si è aperta la discussione sulla riforma dell'articolo 18, poi nella delega del Senato questo aspetto sostanzialmente non è nemmeno indicato, insomma. Ovviamente questo lascia aperto un'ampia discrezionalità al governo. C'è addirittura chi sostiene che se la delega fosse quella del Senato e il governo, diciamo, dopo, insomma, agisse sull'articolo 18, ci potrebbe essere un eccesso di delega rispetto a quella che è la normativa sulla delega. C'è chi dice così, c'è chi dice che non è così, poi insomma le cose sono andate avanti, quindi la prova probabilmente non ci sarà mai, nel senso che c'è stato, diciamo, un accordo politico tra il Presidente della Commissione Bilancio della Camera, che è Cesare Damiano, e il Governo, che ha portato a individuare alcuni emendamenti al Jobs Act, per cui a questo punto ci sarà, diciamo, un testo diverso da quello del Senato, cioè la Commissione Lavoro della Camera voterà una nuova delega differente da quella del Senato,
su questa nuova delega, uno dei punti di questo accordo, poi si va al voto in aula, diciamo, uno dei punti di questo accordo politico è che quello per cui, diciamo, il governo non mette la fiducia, ma si va in aula col testo della commissione, ma con la possibilità, insomma, di un dibattito in aula senza la fiducia. Ho visto che Renzi ha dichiarato che se però gli emendamenti che vengono presentati sono 1000, a quel punto il governo metterà la fiducia. Questo sta accadendo quasi regolarmente, perché noi abbiamo un problema proprio di regolamenti della Camera, per cui spesso per far passare un provvedimento, se non si mette la fiducia, i tempi diventano lunghissimi. Nel momento però, in quel caso, il governo metterebbe la fiducia non sul testo del Senato, ma sul testo che esce dalla Commissione Lavoro, e quindi su un testo, diciamo, che recepirebbe i contenuti dell'accordo politico a cui ho fatto riferimento prima. Uso sempre il condizionale perché sono cose che non sono ancora accadute, diciamo. Per ora ci sono stati una serie di emendamenti condivisi da tutti i parlamentari PD della Commissione Lavoro, a prescindere, diciamo, dalle posizioni che avevano assunto sul tema del Jobs Act. Questi emendamenti riguardano fondamentalmente il fatto che viene previsto di nuovo il reintegro per licenziamenti discriminatori e disciplinari, con questo, diciamo, in sintonia col documento che è stato votato dalla direzione nazionale che si era occupata del, credo, la tre direzioni fa, comunque, insomma, direzione nazionale che si era occupata di quel tema. In più però ci sono degli altri aspetti. Si agisce sul demansionamento, cioè sul fatto che l'azienda, diciamo, può calare di funzione all'interno della struttura un lavoratore, legandolo solo a casi di gravi crisi aziendali comprovate per 3 anni, quindi si mette una maggiore tutela sul demansionamento. C'è l'impegno in legge di stabilità ad aumentare le risorse per gli ammortizzatori sociali fino a 2,7 miliardi di euro rispetto al 1,5 miliardi che era, diciamo, che era previsto in questo fino ad ora, diciamo. Si agisce sul controllo a distanza, dicendo che deve essere rispettoso della privacy, delle dignità e delle condizioni di lavoro del lavoratore, e si inserisce in modo più netto di quanto era nella delega al Senato l'obiettivo di semplificare i contratti di lavoro, eliminando tutta una serie di fattispecie, diciamo, con caratteristiche di maggiore precarietà, diciamo, per favorire un percorso di contratti a tempo indeterminato come forma prevalente di assunzione. Questi sono, diciamo, i punti nuovi rispetto alla delega al Senato, che sono stati nati da un confronto tra il governo istituzionale, tra il governo e la presidenza della Commissione Bilancio, politico tra sostanzialmente il governo e appunto Damiano, che è appunto il presidente della Commissione Bilancio, che ha prodotto una serie di emendamenti condivisi dai componenti PD della Commissione Bilancio. Questo è, diciamo, lo stato dell'arte. Rispetto a questo stato dell'arte, nell'ambito della minoranza, diciamo, chi nel congresso non ha sostenuto Renzi, c'è un ulteriore lavoro di emendamenti che dovrebbero essere presentati martedì, che agisce ulteriormente sull'articolo 18, in particolare nel caso di licenziamento per ragioni economiche, e diciamo che mirano a proporre ulteriori modifiche e integrazioni rispetto a quelle che già sono state oggetto dell'accordo. Questi emendamenti non sono ancora stati presentati pubblicamente, sono stati presentati martedì, agiscono ulteriormente sulle garanzie rispetto, appunto, alle modifiche dell'articolo 18 in particolare, poi anche su altri temi, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e così via. Con gli emendamenti vedremo che iter avranno, perché appunto dipende se viene messa la fiducia sul testo della commissione o meno, e che parere darà il governo sui vari emendamenti. Questo un po', diciamo, è lo stato dell'arte dell'articolo 18. Per quanto riguarda la legge di stabilità, diciamo, i punti principali, che peraltro considero sono molto, molto positivi, sono il consolidamento degli 80 euro, che costa circa 10 miliardi di euro, i benefici fiscali per le imprese, che sono un
po' più di 6 miliardi di euro. Il fatto che chi assume nuovi lavoratori per i primi 3 anni riceve un beneficio fiscale ancora più rilevante, che equivale sostanzialmente a un miliardo di euro, e poi si comincia un percorso di attuazione del patto di stabilità per i comuni, che insomma dovrebbe, e poi ci sono insomma, manovre meno importanti, però questi mi sembrano insomma, i punti principali. Il punto più delicato della legge di stabilità è che questa manovra viene in parte finanziata con ulteriori tagli alle regioni e agli enti locali, su cui sia la conferenza delle regioni sia l'ANCI hanno espresso forti contrarietà e preoccupazioni, anche perché, ma questo non è un problema solo di questo governo, si continuano a fare lineari, quindi diciamo non legati alla virtuosità dei bilanci degli enti, ma sostanzialmente indifferenziati, e quindi c'è secondo me un confronto da condurre con ANCI e regioni per vedere come gestire questo aspetto, che a mio avviso è il punto più delicato della legge di stabilità. Ecco. Questo è un po' lo stato dell'arte, poi io ovviamente una mia opinione politica che non mancherò di dire, però sembrava più giusto anche per rispondere al tema dirvi un po' com'è, diciamo, com'è la situazione, insomma, in modo che su questo poi possiamo costruire la discussione. Volevo questo punto dare la parola appunto a Stefano in modo da proseguire. Buongiorno. Intanto ringrazio gli organizzatori di avermi chiamato. Mi sento qui in una doppia veste, perché io sono sindaco di Castenaso, fieramente iscritto al Partito Democratico, uno di quelli che aveva sostenuto e sostiene Matteo Renzi sin dall'inizio, ma sono anche oggi convinto che si debba andare oltre. Oggi siamo un partito che in questo territorio alle europee è riuscito a prendere uno straordinario risultato, non solo il 40,8% che abbiamo preso a livello nazionale, ma qui siamo andati oltre il 50%, come non accadeva da tanto tempo. E non è solo merito di Renzi, è merito del Partito Democratico e quindi di tutti noi. A Castenaso, così giusto per una piccola postilla, il PD all'Europea ha preso il 61%, cosa eccezionale. Per cui in questa prima veste come amministratore e iscritto del partito, ma anche io faccio l'avvocato di mestiere e mi occupo di diritto del lavoro. E quindi credo che l'argomento possa essere in questa doppia veste inquadrato in tanti modi. Partirei col dire che secondo me tutta questa polemica, questa discussione che sta assumendo, diciamo così, anche dei caratteri un po' ideologici, perché c'è qualcuno che tira la corda da una parte, qualcuno che la tira dall'altra, rischia poi di rimanere un po' sterile, perché anche a mio parere, da tecnico, quindi da persona che poi deve applicare le leggi, no? Perché in tribunale ci si confronta fra due parti, poi c'è un giudice che decide, rischiamo di perdere tempo. In questo senso, intanto comincio dal dettaglio che aveva già, diciamo così, anticipato anche Andrea, cioè questa è una legge delega al governo, quindi noi stiamo cercando di accelerare dei tempi in maniera velocissima, cercando di fare tutto in fretta entro la fine dell'anno. La legge delega al governo vuol dire che il Parlamento dice al governo: dopo fai dei decreti legislativi, cioè intervieni tu specificatamente a regolamentare queste materie. Una legge delega al governo che è divisa in 5 parti sostanzialmente. La prima si occupa di chi perde il lavoro involontariamente, quindi o viene licenziato per qualsiasi motivo, l'azienda chiude o cose di questo genere. Un'altra parte riguarda invece le politiche attive per chi non ha il lavoro e per chi, quindi dal punto di vista dello Stato, cosa si può fare per rendere più facile trovare lavoro. La parte centrale, quella più nota, è quella sulla gestione del rapporto di lavoro, quel licenziamento, e come ha detto giustamente Andrea, dell'articolo 18 non se ne parla neanche un po'. E poi c'è una quarta parte che riguarda invece i tipi di contratti, sui quali siamo penso tutti d'accordo che sia necessario intervenire, perché nessuno sa quanti tipi di contratti di lavoro esistano in Italia, anche se in qualche tabella si dice 50, 57, 60, non si sa bene. E poi la parte finale che riguarda invece la quinta, la genitorialità, i congedi parentali,
E anche su questo c'è una miriade di leggi, leggine enorme che sono sparse un po' in giro, che rende tutto più difficile come dal punto di vista dell'applicazione. Ebbene, essendo una legge delega, in ciascuna di queste cinque parti poi il Parlamento dirà: caro governo, entro sei mesi dall'approvazione devi fare il decreto legislativo, che è una legge a tutti gli effetti, ma che sconta un pericolo. Perché leggendo bene il testo di questo Jobs Act che è uscito dal Senato, in effetti anche i, diciamo così, i più puri sostenitori della necessità di farlo in fretta, diciamo così, lasciano intravedere la possibilità che sia eccessivamente generico. Una legge delega eccessivamente generica poi consente il rischio che il governo, nell'andare a specificarla, nell'emanare poi le norme puntuali, rischi di violare la delega. E cosa succede però dal punto di vista pratico se si dovesse verificare questa ipotesi? Che la prima volta che un singolo, un cittadino, impugnasse un licenziamento, per farvi un esempio naturalmente, perché è ritenuto illegittimo, e dicesse che la legge applicata dal datore di lavoro in quel caso, cioè il decreto legislativo emanato a seguito di questa legge delega, fosse eccessiva rispetto alla delega ottenuta, ci sarebbe un'interruzione del processo, si andrebbe alla Corte Costituzionale che dovrebbe decidere se è stata violata o meno la delega, e se fosse violata quella legge diventerebbe inutile. Quindi questo è uno di quei casi in cui, a mio parere, proprio spassionatamente da tecnico, la fretta è una cattiva consigliera. Poi mi rendo conto che sia necessario in questo Paese dare dei segnali, ma credo che dal punto di vista della giurisprudenza un po' di rispetto in più per quello che potrebbe essere il prosieguo e quindi tutte le conseguenze negative che avrebbero a subire sempre, come al solito, i più deboli, andrebbe adottata. Perché in realtà è vero che dal punto di vista normativo ci troviamo di fronte a un sistema che è eccessivamente complicato, ma è anche vero che nel corso degli anni, e guardate, ve lo dico veramente con sincerità, il problema più diciamo tirato fuori, che è quello dell'articolo 18, è ormai superato. È ancora vero che al giorno d'oggi, nel 2013, la maggior parte dei licenziamenti avviene per applicazione dell'articolo 18, quindi licenziamenti disciplinari o discriminatori, come ha introdotto la Fornero. Ma in realtà oggi il problema vero del lavoro è il licenziamento collettivo. Qui ci sono delle aziende che chiudono e che lasciano a casa non un lavoratore perché non ha fatto quello che doveva o perché era antipatico al datore di lavoro, ne lascia a casa 20, 30, 50, 100 alla volta. E allora dovremmo andare a interrogarci su quali sono le cause vere del problema, e se lo facciamo ci accorgiamo subito che qui è un sistema economico che latita, che ha dei problemi in generale. Per cui volessi soffermare solo sulla soluzione parziale, dicendo col Jobs Act risolviamo i problemi, è già qualcosa che non è corretto. Se poi pensiamo che nel Jobs Act il problema sia che dobbiamo spiegare agli investitori stranieri che potranno licenziare il singolo lavoratore che si comporta male, facciamo un ulteriore dispetto a questo Paese. Perché, come vi dicevo, per mia esperienza personale, ormai faccio l'avvocato da quasi 20 anni, l'articolo 18, sebbene qualche volta mi sia consentito, qualche giudice lo ha applicato in maniera eccessivamente larga, nel senso che si disponeva la reintegra anche quando proprio non ci stava. Mi è capitato di recentissimo un esempio di un lavoratore che era stato colto in flagrante dalla polizia con la telecamera che stava rubando, e il giudice ha detto no, ma non ha rubato, si era appropriato, e quindi aveva fatto questa distinzione con la reintegra. Poi però l'appello ha ristabilito le regole, perché appunto il sistema giudiziario si è evoluto nel frattempo, e oggi devo dire che l'applicazione corretta delle norme è quasi diffusa ovunque, per cui l'articolo 18 non è più un problema, soprattutto da quando la legge Fornero lo ha pressoché svuotato di tutti i suoi contenuti forti, che erano la reintegra vera del lavoratore, perché la Fornero lo ha già diviso, l'articolo 18 lo aveva spezzettato,
stabilendo che c'è un licenziamento economico, quindi quando ci sono dei problemi economici, e quindi favorendo poi quello che vi dicevo, il licenziamento collettivo. La legge 223 del 91 spiega a un datore di lavoro come, a fronte di crisi economica, crisi del lavoro, crisi aziendale, si possa tranquillamente dismettere intere fasce di lavoratori, e questo praticamente senza un vero controllo, perché anche le rappresentanze sindacali che vengono coinvolte in quel percorso fanno fatica ad entrare nei dettagli di un piano industriale, di una riqualificazione aziendale o di una riorganizzazione. Spesso poi la scusa è quella di trasferirsi, e quando ci si deve trasferire da Bologna a Castenaso forse non sarebbe un problema, ma quando ci si trasferisce da Bologna a Catania o da Bologna all'estero, la scelta unica per i lavoratori è quella di essere messi a casa. Per cui il vero problema sta lì. Dicevo, la legge Fornero quindi aveva già smontato la tutela dell'articolo 18, licenziamento economico, disciplinare, che è il licenziamento appunto di chi non si comporta come dovrebbe, quindi o non fa il suo lavoro o fa delle cose che non dovrebbe fare, e poi quello discriminatorio vero e proprio. Ora capite tutti che il disciplinare e il dibattito che c'è oggi, credo, fra le varie anime del nostro partito, quello disciplinare è quello in mezzo, quindi quello economico è facilissimo per un'azienda, quello discriminatorio è quello vietatissimo, perché vuol dire che si va a discriminare la persona per i motivi che la Costituzione stessa rende naturalmente abietti, cioè la razza, la religione, l'appartenenza politica, il sesso, la maternità, insomma quelle cose veramente gravissime. Quello disciplinare è quello in mezzo, stabilire se in caso di licenziamento disciplinare illegittimo, quindi sbagliato per un qualsiasi motivo, ci sia o meno la reintegra, è oggi una cosa fondamentale. Io, che potrei essere messo tra quelli che vorrebbero che il licenziamento disciplinare non fosse coperto da tutela reale, cioè reale nel senso di reintegra in termine tecnico, invece sostengo che sarebbe corretto, perché purtroppo ci sono troppi casi in cui la sanzione economica è per l'azienda assolutamente irrisoria, non può incidere sulla scelta o meno di lasciare a casa un lavoratore. Mi spiego, ci sono troppi casi in cui è sufficiente, la sanzione economica vuol dire che a fronte di un licenziamento disciplinare illegittimo il datore di lavoro viene condannato a corrispondere delle somme di denaro corrispondenti a un numero di mensilità variabili. Però se pensate che si può andare dalle 2 alle 12 mensilità, licenziare uno e dovergli dare 3 mensilità per un'azienda troppo spesso è troppo comodo, e quindi io penso che anche affrontando questo piccolo settore, che è il settore del mercato del lavoro dal punto di vista della gestione del rapporto di lavoro, che come dicevo prima non è il vero problema di questo paese, almeno su questo non ci si possa discutere. Vale la pena di fermarsi un attimo e cercare di prevedere come opportuna la reintegra anche nel licenziamento disciplinare, perché altrimenti insieme a tutti gli altri sistemi, a tutta la crisi che c'è, alla facilità con cui si possono lasciare a casa decine di persone, si rischia anche di avere un'ulteriore ferita nel sistema, perché dal punto di vista personale, io penso che non ci sia bisogno che lo dica io e lo sappiamo tutti, il lavoro è veramente la parte della nostra vita, parte che forse è anche la più estesa durante la giornata, la settimana, il mese, l'anno, ma è anche quella che più intrinsecamente definisce la persona. Io da sindaco purtroppo ho a che fare con tantissime persone che perdono il lavoro, e devo dire che neanche la casa è così importante come il lavoro, cioè questa è una sensazione mia, perché perdere il lavoro si rischia di perdere la dignità personale, cioè il senso di essere padre, madre, figlio o persona che può aiutare la società in cui vive a essere migliore. Chiudo, poi dopo se volete ho anche dei dati e posso rispondere a qualche domanda più precisa e tecnica, facendo l'altra parte, quella del sindaco. E sia sul lavoro che sulla legge di stabilità credo che appunto in un quadro generale che vi facevo all'inizio stiamo perdendo il senso del globale, cioè dobbiamo stare molto attenti
perché a intervenire in settori così specifici e solo a spot rischiamo di perdere la visione complessiva. La visione complessiva è in questo senso: gli interventi sul lavoro vanno benissimo, servono, bisogna ridurre il numero dei contratti, bisogna ridurre il numero delle leggi che si occupano di lavoro, bisogna ridurre le leggi che si occupano di licenziamento, ne abbiamo 5 che parlano del licenziamento, quando col codice civile potremmo risolvere tutto, della maternità e dei congedi ne abbiamo 24, ne potrebbe bastare una. Insomma, la semplificazione è necessaria, ma attenzione, perché il problema vero del lavoro è darlo, crearlo, fare in modo che le aziende possano lavorare e possano avere la possibilità di assumere le persone e tenerle se sono valide, non di doverle licenziare per qualsivoglia motivo. E per far questo bisogna guardarla anche da un altro punto di vista. Intanto un problema culturale, perché se è vero che c'è una grandissima disoccupazione, che credo che sia arrivata al 10% e passa anche qui da noi ormai, quindi una disoccupazione strutturale altissima per la nostra provincia, è anche vero che noi italiani non abbiamo più voglia di fare certi lavori, che per i nostri figli e nipoti vorremmo tutti il lavoro da impiegatizio o da laureato, e quindi poi io trovo il mio macellaio di Castenaso, che ha la sua piccola macelleria da solo che gestisce da 50 anni, che vuole andare in pensione e non trova nessuno a cui lasciarla regalandogliela, e questo è appunto il primo problema culturale. Quell'altro è quello economico e finanziario, perché uno Stato che taglia in maniera indiscriminata tra buoni e cattivi, senza dare la possibilità, appunto meritocraticamente, come piace a molti dire, premiando le amministrazioni virtuose e penalizzando quelle non virtuose, si rischia di appiattire tutto sul livello più basso e non certo su quello più alto. Per cui anche i comuni che hanno pagato tutti i debiti ai loro fornitori, che hanno ridotto il loro debito complessivo, che sono in grado di mantenere alto il livello dei servizi senza aumentare le tasse, uno a caso, poi si trovano a vedersi comunque ridurre i soldi che arrivano dallo Stato. Quando sono diventato sindaco io nel 2009 avevamo più o meno 3 milioni e mezzo di euro che ci venivano erogati come compartecipazione all'IRPEF e varie altre cose, siamo arrivati a meno di 300.000 euro all'anno. Se Renzi mi vuole tagliare quei 300.000 euro lì, glieli do, glieli lascio, purché li usi per fare qualcosa di buono, perché qui a Castenaso quei 300.000 euro lì li troviamo in un altro modo, senza ridurre, senza dover aumentare le tasse. Ultima cosa è anche dal punto di vista della macchina dello Stato. Bisogna intervenire su una semplificazione che comprenda che bisogna attribuire le funzioni all'ente che è più adatto a risolvere il problema e che abbia il potere e le risorse per farlo. Così, molto brevissimamente, voi sapete che noi abbiamo uno Stato che è organizzato in verticale e in orizzontale. In verticale abbiamo lo Stato con i suoi ministeri, regioni, province, che non si sa se sono abolite o no. Poi ci abbiamo messo le città metropolitane, come quella di Bologna, di cui io sono fiero consigliere, anche se non ho ancora capito cosa dobbiamo fare. Le unioni dei comuni, che è il modo che i comuni dal basso devono gestire insieme delle funzioni, ma che invece che un ente territoriale sembra più un consorzio, dove poi quando si litiga non si risolve il problema, e poi il comune. Insomma, qui serve veramente una legge di riordino che stabilisca una volta per tutte chi e cosa deve fare. E questa è quella verticale. Poi c'è quella orizzontale, si chiama sussidiarietà, perché non possiamo fare tutto da soli, abbiamo bisogno degli altri, e per esempio non si possono tagliare i fondi ai patronati, perché i patronati sono quegli enti che andrebbero riconosciuti e ringraziati per quello che fanno a favore dei più deboli, e invece gli abbiamo tolto dei soldi. Ma no, non ancora. 50. Per ora sembra che vengano tolti i fondi anche lì. Allora, il mio invito, quando vengo in queste occasioni per far riflettere tutti e me stesso, è quello a cercare di avere un'unità di intenti che però vada oltre al singolo, diciamo così, intervento. Non è il Jobs Act il nostro problema e non è neanche la soluzione ai nostri problemi. Noi dobbiamo cercare di avere un'idea di paese unitaria, condivisa, discussa, ma e poi intervenire in maniera drastica
su quelli che sono i veri problemi. E secondo me, se ci mettiamo qui un po' a parlarne e a discuterne insieme, un'idea ce la possiamo fare e potremmo davvero dare aiuto ai nostri rappresentanti in Parlamento affinché riescano a intervenire nella maniera giusta e non a, scusa Andrea, non è offensivo, a perdere tempo a star lì a discutere se l'articolo 18 c'è o non c'è o è un problema o no, perché rischiamo di trasformare in una questione ideologica e io ritengo che tutto quello che sia ideologico ormai sia solo un problema e non una soluzione. Grazie. Allora, adesso diamo la parola a Giacomo Stanni. Grazie. No, io vi ringrazio di avermi invitato come componente della segreteria della Scala del Lavoro di Bologna. Ovviamente mi scuserò all'inizio perché io sarò molto franco, nel senso che, come sapete tutti, la CGIL in questo momento è impegnata a portare avanti una serie di proposte, anche iniziative di lotte, proprio su questi due temi, che sono il Job Act e la legge di stabilità. Quindi io vorrei un attimo, com'è dovere di ogni sindacalista, stare al merito, siccome noi non siamo una componente di un partito, ma siamo un soggetto sociale. Il nostro obiettivo è quello di presentare delle rivendicazioni per cercare di incidere in leggi che hanno delle pesanti, che avranno delle pesanti ricadute sui soggetti che noi rappresentiamo. E siccome noi rappresentiamo Bologna in particolare, soprattutto la maggioranza a Bologna sicuramente del mondo del lavoro, da questo punto di vista, almeno a Bologna, è chiaro che questi sono elementi che sono discussi con i nostri iscritti, che sono poi i lavoratori da questo punto di vista. Noi pensiamo, lo dico molto francamente, che nel Job Act e nella legge di stabilità ci sia da cambiare in maniera significativa, non marginale. Prima cosa sul Job Act, proprio perché sono convinto che il problema oggi che abbiamo non è quello del mercato del lavoro quando non c'è un mercato del lavoro. Il problema oggi non è come rendiamo più facili le assunzioni o come regoliamo il mercato del lavoro in una situazione industriale dove il problema è che non c'è il lavoro. Anzi, tornare a discutere di articolo 18, che se mi permetti Menghi, però tornare a discutere dell'articolo 18 non siamo certamente stati noi, è stato lo stesso governo che ha posto questo problema. Siccome io sono d'accordo con te, siccome già la legge Fornero era intervenuta su questo, io penso che siccome il Presidente del Consiglio e il Ministro Poletti, parlando di questi due signori, il Parlamento nella presentazione della legge deve hanno detto in maniera molto esplicita che nella legge delega dei decreti delegati, c'è la relazione in Parlamento di Poletti, da questo punto di vista c'era l'intervento sull'articolo 18, sono consapevole che non c'è scritto niente nella legge delega, però io sto a quello che il Parlamento, il Ministro dice di fronte a tutti. Ora, io vorrei chiarire che l'articolo 18 per noi è un elemento non ideologico, ma un elemento molto importante, perché vorrei ricordare a tutti che l'articolo 18 parla di licenziamenti illegittimi. Non è che in Italia non si possa licenziare, purtroppo. Io con il mio soggetto faccio il sindacalista, purtroppo non è così. L'articolo 18 tutela da questo punto di vista i licenziamenti senza giusta causa e giustificato motivo. Ora, è chiaro a tutti che già la legge Fornero aveva un po' smontato da questo punto di vista un meccanismo, è chiaro che però se da parte del governo e del ministro Poletti si dice che bisogna rimetterci mano e rimetterci mano, come dice il ministro Poletti in Parlamento, non me lo sono inventato io, per rendere da questo punto di vista, per trasformare il pericolo dell'integra in un risarcimento economico, che sia poi per licenziamenti che sono stati fatti per disciplinari o economici, siccome si parla di licenziamento senza giusta causa, illegittimo da questo punto
punto di vista, per noi, ovviamente integro, la possibilità ci deve essere per i licenziamenti economici, perché sull'articolo 18 tutela i licenziamenti senza giusta causa e giustificato motivo. Poi sappiamo tutti, siccome nelle aziende purtroppo sappiamo come funziona, anche se io licenzo un lavoratore perché per motivi disciplinari o discriminatori, mica scrivo che lo licenzio per motivi discriminatori, lo scrivo perché è economico, quindi da questo punto di vista anche la soluzione in Parlamento che dice tuteliamo questi e lasciamo quello economico fa scappare da ridere, nel senso, scusi, mi permetti la franchezza, perché è chiaro che se io dichiaro che licenzio Stagni Giacomo per motivi economici, il giudice dice che non è giustificato perché non c'è motivo economico, però siccome è questa la motivazione, mi dassero dei soldi, lo reintegro, magari mi ha licenziato, perché guarda caso chiedevo, ma come delegato sindacale, magari chiedevo l'applicazione della legge sulla sicurezza, magari per questo, perché purtroppo gli imprenditori in Italia non sono dei lord inglesi, che dei signori con la bombetta, ma sono gente anche di questo tipo. Ora erano molto stronzi quelli della verità, di quelli di inglese, non fare i cambi con i anche quelli di noi. Per noi, proprio come diceva Sarmento, siccome era già stato fatto l'intervento, non si capisce perché bisogna rifare un intervento. Per noi su questo tema va tolto totale. E quindi anche noi chiediamo da questo punto di vista che non si intervenga su questo argomento. Questo è un primo punto. Il secondo punto riguarda anche sempre sul Jobs Act altre due questioni. La prima questione riguarda il dimensionamento. Ora, non è che in Italia non si può dimensionare un lavoratore, lo sai anche tu. Oggi in Italia, in caso di licenziamento, in caso di ristrutturazione, è possibile tramite accordo sindacale per salvare posti di lavoro anche dimensionare. No, c'è già, c'è solo un vincolo che ci vuole il consenso del sindacato e del lavoratore. Togliere questo aspetto e quindi togliere da questo punto di vista questo aspetto significa lasciare mano libera all'impresa, significa questo. Significa da questo punto di vista gravare una situazione che già è abbastanza grave da questo punto di vista. Ora, fra l'altro, questo è anche in contraddizione su un punto. Siccome noi per provare a ragionare su una possibile ripresa dobbiamo ragionare su investimenti, su nuove tecnologie, sull'innovazione da questo punto di vista, rendere più facile il dimensionamento anche da questo punto di vista dà un segnale, perché assieme all'articolo 18 dà un segnale all'impresa nel fatto che se vogliono stare in piedi devono comprimere non innovando e investendo, ma devono comprimere il costo del lavoro, quindi comprimere nella fascia bassa del mercato. Questo noi lo riteniamo assolutamente sbagliato, ma non solo sbagliato perché lede un diritto del lavoratore, ma anche sbagliato perché rischia di tagliarci le possibilità di impedirci di spingere l'impresa sull'innovazione e il cambiamento da questo punto di vista e sul puntare sulla professionalità. Io vado molto spot perché non voglio prendermi ovviamente tanto tempo, giusto che il tempo è vostro, scusate se vado anche abbastanza spot, sempre sul tema del Jobs Act. Vorrei sollevare l'altra questione assieme alla precarietà, che secondo noi il Jobs Act va in una direzione sbagliata. Faccio un esempio, perché così guardiamo i casi concreti, perché così ci spieghiamo meglio, cerco di far capire che il dibattito non è ideologico, ma incide sui processi reali che ci sono nelle aziende. Io la dico così, la vicenda della Perla la conoscete tutti, oppure i giornali ne hanno parlato molto. Se il Jobs Act e quelle linee che ci sono lì fossero in vigore 5 anni fa, oggi la Perla sarebbe chiusa, ve lo dico molto francamente. Perché il Jobs Act va in una direzione dove dice tagliamo
gli ammortizzatori che mantengono il rapporto di lavoro, mentre ampliamo quelli dei licenziamenti di chi è licenziato. Ora, detta così teoricamente, uno potrebbe dire, vabbè, perdo da una parte, non è in un'altra. No, perché quando i lavoratori non sono più in azienda si perdono le professionalità da questo punto di vista. Non si fa solo un danno a quel lavoratore, ma si taglia la possibilità per l'impresa, di fronte a una serie di difficoltà, a provare a investire per il futuro. Faccio un esempio che dice che abbiamo. Perché Silvio Scaglia ha comprato la Perla? Perché la Perla ci sono le professionalità, tant'è vero che lui investe 160 milioni di euro di investimenti per uscire da quella azienda, e l'ha detto molto esplicito: io investo perché ho bisogno che quelle professionalità che ci sono nel territorio, da questo punto di vista, le faccio lavorare su questo obiettivo. Se non c'erano quelle professionalità, lui non investiva questi soldi e la Perla sarebbe chiusa. Se in questi 5 anni di proprietà americana non ci fosse stata la cassa integrazione, in un certo modo, quei lavoratori non ci sarebbero più, sarebbero stati licenziati. E quindi noi avremmo perso un'azienda. Fra l'altro, e qui ho merito di Vasco e Orango, devo dire in maniera molto esplicita, fra l'altro, come sindacato con Vasco e Orango, presidente della regione, che abbiamo fatto un patto per attraversare la crisi, noi abbiamo puntato anche sugli ammortizzatori sociali, proprio anche sulla cassa in deroga, cercando di andare in questa direzione. È chiaro che quando mi si dice da questo punto di vista che invece mi si toglie la cassa, c'è scritto nella legge delega, non è che me lo invento, per aziende che sono fallite o che chiudono, quando ne abbiamo salvate più diverse utilizzando un anno di cassa con il terminale di Bologna e poi vendendolo da questo punto di vista. E quando mi si dice che la cassa viene utilizzata, questo l'ha dichiarato Tabelli, non è che noi che stiamo parlando di coordinato, bisogna togliere l'illusione al lavoratore di fare meno cassa con i casi limitati e poi andare nella direzione di tutelare di più licenziamenti, l'ammortizzatore sociale licenziamenti, secondo me per il territorio bolognese ci fa un danno notevole all'apparato produttivo bolognese. Questo è quello che nella mia esperienza mi sento di dire. Altra questione sul contratto a tutele crescenti. Noi siamo sì a favorevole del contratto a tutele crescenti, a una condizione però, alla condizione che elimini i 46 rapporti di lavoro, poi se non sono 46 sono 48 quelli che sono, e, però c'è un problema, puntando su quei 5-6 rapporti di lavoro che sono giustificati, che sono i contratti a termine in caso di stagionalità, che sono l'apprendistato in caso di, dei giovani che che sono insomma, quei 5-6 che servono a condizione. Se non questi, noi siamo a favore del contratto di tutte le crescenti. C'è però la contraddizione che se facciamo il contratto di tutte le crescenti, lasciamo la stragrande maggioranza del contratti a terra e più la nuova legge fatta da Poletti sui contratti a termine, dove dice che un lavoratore per 3 anni può essere per 5 volte o 6, mi ricordo bene, assunto, licenziato, senza neanche causa. È chiaro che il contratto a tutte le crescenti non ha alcun senso se manteniamo questa impostazione. Quindi noi chiediamo come sindacato, va bene il contratto di tutte le crescenti, che andiamo in una direzione di modificare questi aspetti. Ultima cosa per non farla breve sulla legge di stabilità, 2 questioni. Sono d'accordo con Salmeni sul patronato, perché vorrei dire da questo punto di vista intanto 2 cose. I soldi del patronato non è che lo paga lo Stato italiano, ma i soldi del patronato lo pagano i lavoratori, infatti chiariamoci su questo. Non è che dalle tasse di tutti i cittadini si prendono i soldi per il patronato, i lavoratori pagano con i propri contributi i soldi per il patronato e hanno la tutela gratis quando hanno bisogno, in una situazione dove l'INPS oggi di fatto chiude le sedi periferiche
e dove con questa cosa della telematica, che tutta una serie di domande si fa telematica, di disoccupazione eccetera, noi siamo come patronati assolutamente asciliti da persone che non vanno per l'info, che non gli fanno la pratica, che dice telematica arrangiatevi. E non è solo la questione che uno non sa andare nel computer, è anche la questione che se sbaglia la domanda bocciano. No, adesso oggettivamente qualcuno di voi ha mai visto le domande di disoccupazione e cose di questo genere? Sbagliare lì, facilissimo. È chiaro che uno da solo va, se fa semplice, no? Qual è il problema? Che tagliare del 50% le risorse del patronato, che sono i soldi dei lavoratori, non di qualcun altro. In più non c'è solo il tasso di lavoro, c'è anche il fatto che a fine anno noi prendiamo il patronato prende l'80% delle risorse, c'è anche quel fatto, e poi dopo c'è un conguaglio fra un anno e un anno e mezzo, c'è anche il taglio dall'80 al 30%, che significa che praticamente i soldi li prendiamo fra due anni, da questo punto di vista, significa non solo dover licenziare la gente che oggi sta facendo il patronato, ma significa che tutti quelli che hanno bisogno, che sono i più sfigati, che sono quelli della disoccupazione, che sono devono andare da un privato e devono pagare. Quindi l'effetto di questa cosa qua sarà semplicemente che i più deboli, che oggi hanno un servizio gratuito, dovranno pagare. L'ultima cosa, poi la finisco qui perché ho già parlato molto, attenzione sui tagli lineari. I comuni. Vorrei farvi un esempio qui a Bologna. Ha detto il sindaco di Bologna, non ha detto qualcun altro. Oggi abbiamo chiuso la provincia, ci sarà la città metropolitana, ci sono un piccolo particolare, che con questi tagli così come sono fatti, lo stesso sindaco ha detto che i dipendenti della provincia che oggi fanno servizio, non è che fanno qualcos'altro, esempio per il centro per il piego, ad esempio, no, da questo punto di vista, con quei tagli delle risorse ci saranno gli esuberi. Ora, da questo punto di vista, non vorrei che questa cosa si risolvesse magari con i propensionamenti, magari, dove magari che a quel punto c'è una rottura ulteriore con i privati, no? Perché adesso con i lavoratori, siccome noi vorremmo unificare il mondo del lavoro, ecco, da questo punto di vista, guardate che questa cosa la dobbiamo affrontare in questi termini nei prossimi mesi con gli esuberi qua a Bologna, non a Caltanissetta, ecco, da questo punto di vista. È chiaro che andare avanti in una logica di tagli lineari ci sembra ulteriormente sbagliato, perché penalizza, guarda caso, gli enti locali che sono più virtuosi. Perché quelli che hanno buttato via i soldi negli anni passati, i tagli lineari, se gli tagli qualcosa, loro ce l'hanno ancora, ce la cavano. Concludo dicendo che siccome i problemi che abbiamo di fronte sono molto complicati, noi, mi sembra di capire che abbiamo un Presidente del Consiglio che dice che non vuole interloquire con l'organizzazione sindacale. Ecco, devo dire che questo non è solo danno per l'organizzazione sindacale, secondo me è un danno per lo stesso Presidente del Consiglio che per il partito che rappresenta da questo punto di vista, perché i problemi complessi è meglio che si provano a risolvere anche con più largo consenso dei soggetti sociali possibili, se no sono guai per subito. Quindi l'invito che faccio, noi su questo faremo anche lo sciopero generale, io inviterei a stare al merito piuttosto che denigrarci a vicenda, e io di un confronto vero, perché non ci giochiamo il nostro ruolo, ma quello può interessare relativamente. In realtà la vera posta in gioco è le condizioni dei lavoratori e le condizioni economiche su cui noi dovremmo affrontare dei problemi complessi, e per farlo secondo me è necessario che ci sia, si apra un confronto nel merito su questi temi. Noi, per quanto ci riguarda, daremo il nostro contributo. Grazie all'intervento di Giacomo, aveva chiesto la parola a Paolo, poi seguiamo con il dibattito subito. Ringrazio i relatori. Io mi scuso a un certo orario, devo andare via perché il calendario si ricorda che una volta l'anno compio gli anni e i miei nipoti hanno voglia di mangiare la mia torta, adesso dico, ma è domani comunque, è tornato il 17, porta fortuna. Grazie. Dunque, brevemente per dire che la discussione che
i relatori hanno portato qui davanti a noi. Io credo che le divisioni che si leggono più sulla stampa siano più, vuol dire, prive di quella sostanza drammatica che invece noi leggiamo sui giornali. Io credo che con dei ragionamenti come abbiamo sentito qui, io sono convinto che con una discussione così approfondita si può trovare degli accordi di qualità. Io sono convinto che nessuno possa pensare che il Partito Democratico sia un partito che voglia andare contro i lavoratori, sarebbe contro se stesso. Perciò la discussione è giusta entrare nel merito, è giusta approfondirlo. La legge che si sta discutendo in questo momento è una cornice, di cui, da quello che ha detto anche Andrea De Maria e Sermenghi, bisognerà poi riempire di contenuti. E su questo punto io credo che il sindacato avrà e dovrà avere più voce in capitolo, non tanto sulla cornice, ma sui contenuti. Questa è la mia personale opinione, ovviamente, perché vuol dire, di deciso non c'è nulla, ci sono delle linee guida e sulle linee guida poi ci bisogna poi intervenire. Sulla legge di stabilità, Sermenghi ha parlato di tagli lineari, io dico questo: in un paese dove ci sono 8.000 comuni, 20 regioni, tante altre enti, governo compreso ovviamente, sarà difficile fare leggi che tagliano e non sono, che non siano lineari. L'Italia non si può più permettere di avere 8.000 comuni, non si può più permettere di avere 20 regioni, non si può più permettere di avere tanti enti che non si sa neanche quanti sono e chi li controlla. Questo credo che sia una grande riforma istituzionale, oltre a quella del Senato ovviamente, che dovremmo affrontare. Perché si nota questo labirinto di spesa, un labirinto di spesa senza qualità per i cittadini, noi non se ne esce. Ricordiamocelo attentamente, perché ogni comune è un centro di potere, ogni regione è un centro di potere con sottopotere a seconda, a seguito. Cioè su questo punto è una questione veramente culturale che noi dobbiamo cercare di affrontare. È difficile, eh? È difficile, perché le città metropolitane sono nate male, perché io mi permetto di dire, perché qui penso di andare controcorrente e di avere il pensiero sulla mia personale, per fare una vera città metropolitana con poteri reali non bisognava partire, a mio parere, dalla provincia, ma bisognava partire dai comuni. E capisco che era molto più difficile partire dallo scioglimento di certi dei comuni piccoli e arrivare a un comune grande. Questo, a mio parere, è un errore di base di cui nascono le città metropolitane, che nascono senza soldi. Ancora nessuno, io ho parlato con diversi consiglieri eletti, nessuno sa ancora quello che deve fare, è un problema, eh? Nessuno sa ancora cosa deve fare e quali ruoli deve avere. Perciò su questo punto, come partito, dovremmo anche stare molto attenti e capire se ci sono stati degli errori proprio nella legge stessa. Per il resto mi permette di rubarvi un minuto per le prossime campagne elettorali. Ah, una cosa solo, mi collego. Qui si è parlato di Giovanni, voglio dire che sono sicuro che anche qui di interpretare il vostro pensiero, di dare la piena solidarietà a Filippo Taddei per le minacce che ha ricevuto, come le abbiamo già fatte. Si può avere opinioni diverse, in democrazia è giusto che sia così, ma nessuno deve essere messo in pericolo dalla sua libertà personale, dalla sua integrità fisica per le idee che esprime. E io sono convinto che sia a livello sindacale, sia a livello di partito, noi possiamo dare lezioni a tutti di come si tutela la libertà delle persone e non dobbiamo permettere a nessuno di fare queste cose. E sono convinto che la solidarietà di tutti aiuterà Filippo a superare questo momento veramente difficile per lui. Ultima cosa, mi permetto di parlare delle prossime lezioni che sono qui a domenica. Io invito tutti a mobilitarvi, a convincere la gente ad andare a votare per il Democratico, a sostenere il nostro presidente Stefano Bonaccini. Un presidente che deve essere eletto con molti voti, perché con più voti prende, più autorevolezza gli si dà. E questo è anche nell'interesse dei candidati consiglieri, avere un presidente eletto bene. Per i consiglieri è giusto che ognuno voti per chi vuole, per il candidato che ritiene, ma dobbiamo essere convinti e far convincere di votare Stefano Bonaccini e il Partito Democratico. Grazie. Buongiorno, chiedo scusa perché io sono intervenuto soltanto, sono riuscito ad arrivare soltanto quando ero intervenuto, diciamo, la CGL a parlare. Io faccio un imprenditore, lavoro in imprenditore in tecnologie, quindi faccio nuove tecnologie, lavoro per telemetria Formula 1, faccio sistemi di sicurezza del ferroviario.
e il rappresentante della CGIL ha espresso esattamente il motivo per cui c'è questo in realtà un forte contrasto fra Renzi e la CGIL. La CGIL ha appena espresso il fatto di non aver capito quali sono le portate del Job Act e non ha, perché lavora con logiche che non esistono più, esattamente quello che ha detto è esattamente il contrario di quello che esiste. Il problema della ristrutturazione aziendale per il licenziamento, perché il lavoro si trasforma completamente e quindi agire con il sindacato, gli accordi per il licenziamento, non è sufficiente perché si è su due lunghezze completamente diverse. Cioè normalmente, correttamente, il sindacato quando si fanno le organizzazioni per il licenziamento o le ristrutturazioni si parla di quanti figli ha uno, si parla di se ha il mutuo o se non ha il mutuo e uno gli si spiega che per tenere sull'azienda bisogna andare a lavorare in funzione del mercato che si è, cioè bisogna andare a cercare. In Germania, quando la Volkswagen aveva avuto dei problemi, le azioni era fare lavorare per 5 giorni i lavoratori con le paghe di 4 giorni e poi dopo da fargli ripagare con gli utili dell'azienda e facendoli entrare anche nel consiglio di amministrazione. Questa è un'operazione che in Germania si fa, in Italia si fa una cosa terribile, si nega l'utilità del lavoratore, gli si dice guarda lavora 4 giorni e ti pagherò solo 4 giorni, dimostrandogli che lui non serve a niente a ristrutturare l'azienda, perché il quinto giorno, se io risparmio e ho un guadagno a non farlo lavorare, vuol dire che lui non serve una sega, la prossima volta lo licenzio. Il dimensionamento proprio perché il lavoro cambia in maniera terrificante. Se io ho un certo ruolo di una certa attività che non esiste più, che il mercato me l'ha fatto cambiare, me l'ha fatto completamente cambiare, quel ruolo lì non mi serve più, perché mi serve qualche altra persona in un altro reparto che abbia quel livello lì e quel lavoro lì. Quello che manca, cioè il PD, quindi io sono un uomo di sinistra, la mia funzione è tutelare i più deboli. I più deboli in questo momento sono tutti i precari e tutti quelli che hanno contratto a termine. Non è che uno dice non per questo non devo togliere i principi di quell'altro. Bene, ma io c'è anche un'altra possibilità che forse il sindacato non ha tenuto presente. Io come imprenditore posso non assumere. Se i contratti di lavoro sono come vuole la CGIL, ma è molto facile, non assumo. I lavori di adesso non sono la perla, o questo, cioè la perla potrebbe lavorare in molte strutture senza neanche l'attività di una persona. Serve il lavoro intertuale, call center come dice lei, ma posso avere degli ingegneri che sono in Romania, posso avere delle strutture che ci lavorano in Slovenia. Posso, non me ne frega niente, quindi una delle mie possibilità è non assumere, cioè non assumere italiani. È quello che sta succedendo, è quello che non riescono a capire i sindacati, che abbiamo più del 40% di giovani disoccupati, che non è un problema di età, è un problema di struttura del lavoro che si viene fatto. Quindi io mi devo tenere dei cinquantenni che poi potrei ristrutturare e condizionare in un altro modo, ma gli fanno dei corsi di formazione che non c'entrano assolutamente niente. Noi mandiamo dei tornitori che invece di iniziare delle nuove tecnologie con le nuove tecnologie, ma non, che non vuol dire informare, per noi le nuove tecnologie gli insegniamo Excel, cioè non avete capito niente. Abbiamo la professionalità di un tornitore che potrebbe usare sempre nella stessa attività con le nuove macchine, lo prendiamo e lo potremmo fare un lavoro che non c'entra niente e di cui lui è lontanissimo. Questo è il problema, è Job Act che vuole fare. Quindi la cosa è che dobbiamo aumentare le tutele per tutti quelli che sono fuori. Cioè noi non ne dobbiamo dare la maternità a tutte le donne, non soltanto a quelli che hanno un contratto a tempo indeterminato, perché quello che abbiamo in Italia è di un problema, abbiamo una denatalità spaventosa. Quindi questo vorrà dire, ci dovrà accendere un campanello. Allora noi possiamo parlare, ma noi possiamo parlare per i diritti di tutti, non tutelare soltanto una piccola parte, perché adesso è diventata una piccola parte che fa un lavoro che non esiste più e non si può più fare in Italia. Dare i contributi di cassa integrazione a un'azienda che fa il parasole della Panda 30 non vuol dire non aver capito niente, stiamo buttando via i soldi. Noi dobbiamo dare i soldi a quelli del call center che dopo, che sono sfruttati,
e che non hanno nessuno, non hanno niente, non hanno ferie, non hanno malattie. Questo qui ci siamo dimenticati, ma serviva il sindacato. Perché serviva il sindacato? Il sindacato serviva perché i maggiori iscritti della CGIL sono pensionati. E allora, se voi pensate un attimo, si è passato dalla pensione retributiva, su base retributiva, a quella contributiva. Quindi i giovani che lavorano adesso, contributivi, verseranno i contributi per se stessi. Allora, per quelli retributivi, chi versa? Quelli che stanno già lavorando? No, perché quelli contributivi se li stanno versando per loro. Allora, li hanno versati, hanno sanato l'INPS, hanno messo a posto l'INPS, il Cocopro. Per questo nessuno ha protestato e fatto le barricate sul contratto di Cocopro, perché il contributo del 15% prima e adesso aumentato versato dei Cocopro sono non nominali. Quindi noi abbiamo sfruttato una marea di persone che hanno versato i loro contributi che non vanno a loro. Sono andati a pagare le pensioni dei retributivi e dei pensionati. Per quanto riguarda i patronati, come ha detto, il patronato non riceve i soldi dallo Stato. Quindi, perché si lamenta, non riceve i soldi dello Stato, lo Stato continuerà a non dargli i contributi. Siamo a posto. Io quello vi dico un'esperienza personale, teorema, non so di che... No, no, ma è un esempio di quello che fa il lavoratore, teorema che fa assistenza ai lavoratori. L'esperienza personale, mia madre, allora come si dice, io sono imprenditore, ma mia madre ha fatto l'operaio, io ho fatto i picchetti davanti alle fabbriche con me e mia madre, perché l'imprenditore se ne scappava e se ne andava e si portava via tutto. Lo facevo 6 anni il picchetto davanti alla fabbrica. Quindi ha fatto studiare suo figlio, che è diventato ingegnere, che sa fare, quindi gli faceva anche tutti le varie gare 740, primo modello unico. Poi dove è il patronato bisognava consegnarlo, non il patronato, al teorema. Gli ho fatto tutto il modello, l'ha consegnato. Gli ha detto, no ma signora, ma questo qui forse è sbagliato, ma ci dovrebbe dare 50 euro, mia madre è pensionata adesso. Mia madre mi ha chiamato e dice, ma l'hai sbagliato, mi ha chiesto 50 euro. Allora, secondo me è scandaloso chiedere 50 euro a un lavoratore che presenta una dichiarazione dei redditi di cui non detrae neanche 25 euro. Fortunatamente ho parlato io in maniera garbata con teorema che questo qui è un caso personale, però quello che si dico io ne è capitato parecchie volte e dopodiché l'abbiamo messo a posto. Io non sono molto garbato quando sono arrabbiato. Comunque secondo me questo qui è un problema di base del sindacato. Il sindacato non ha capito che è cambiato il mondo e cerca di tutelare una parte dei lavoratori senza capire che il mondo è totalmente cambiato e quello che ci dobbiamo occupare è dare del lavoro a tutti. Però per dare lavoro a tutti dobbiamo trasformare le regole che ci sono, perché se le regole andassero bene così forse il lavoro ci sarebbe, invece mi sembra che il lavoro non c'è. E come dice, bisogna fare l'investimento. Ma cosa faccio l'investimento nella mia azienda se ho gente di 50 anni che non posso spostare e che non li muoverò mai? Cercherò di insegnargli i nuovi processi a persone che non c'è niente da fare? Secondo me devo essere incentivato a fargli fare un altro lavoro di cui sono perfettamente utile. Io sto prendendo l'esempio della Germania, le persone di una certa esperienza con le vecchie tecnologie possono passare a insegnare a quelli che utilizzano le nuove tecnologie, perché in realtà il processo serve tutto, in tutti i casi. Però non è che il sindacato mi dice che non li posso spostare perché li demansiono, perché gli cambio di fare il lavoro. Proviamo a pensare a rendere un po' più flessibile, non voglio mica cacciarli via, gli voglio cambiare lavoro, ma il sindacato non vuole. Cioè, ma queste sono cose vere, cioè, provi a vedere se noi vengono a protestare e dire che non è vero. È successo così dappertutto. E quindi questo qui, il dialogo è possibile togliendoci i vecchi schemi. Cioè, quindi quello che propongo io è tutelare tutti, tutti. Cioè non vuol dire solo quelli di una parte di lavoro, solo il contratto a tempo non determinato o quelli determinati. Tutti deve essere fatta l'estensione. E nello stesso tempo avere un dialogo su quello che sta succedendo di diverso. Il nostro modo di lavorare è diverso, completamente diverso da quello di 15 anni fa. Chiedo scusa, che mi finisco. Grazie. Sì, io proporrei di tenerci 5 minuti tutti in modo da... Quindi, 5 minuti.
siamo sicuramente in un momento complesso. La mia condizione è quella di capire, non prima di giudicare in questo momento, non essendoci ancora dei testi ufficiali. L'idea però che mi sono fatto anche in questi giorni, cercando appunto di approfondire le cose, è questa. È evidente, abbiamo al centro un problema gigantesco che è il rilancio dell'economia e del lavoro. Mi pare che questo sia il tema su cui dobbiamo discutere. Mi ha particolarmente colpito un'analisi che ieri sera proprio è stata fatta, dove c'è un punto, guardate, che per me è la chiave di tutta questa discussione. Dal 2008 ad oggi sono mancati 80 miliardi di investimenti nel nostro paese. Se oggi, e il 2008 non era un anno in cui l'economia andava a gonfie vele, 80 miliardi di investimenti, se oggi li avessimo, forse non staremmo qui a parlare di Giobatto, di altre cose, perché avremmo una condizione economica di relativa stabilità. Perché mancano 80 miliardi? Perché questi investimenti sono finiti fuori dall'Italia. L'Italia è il paese che cresce meno a livello europeo. Ma non sono finiti in Cina, questa è la riflessione che dobbiamo fare. Sono finiti in Slovenia, sono finiti in Austria, sono finiti spesso in Germania, ma non perché la gente è pagata meno, non solo per questo, in alcuni casi ci sarà anche questo, ma perché le condizioni generali entro cui un'impresa può fare imprese in quei paesi evidentemente sono migliori. Allora è chiaro che se vogliamo ridare lavoro, se proviamo, perché sarà un'impresa secondo me difficilissima, bisogna che creiamo non una condizione ma più condizioni per far sì che l'Italia sia appetibile. Sembra quasi oggi che dell'Italia nessuno ci crede, bisogna che facciamo un cambiamento talmente forte che consenta a chi opera in Italia di non andare a investire all'estero e che chi opera all'estero porti investimenti nel nostro paese. Allora sono d'accordo sul fatto che mi pare sia rappresentante della CGIL, che il sindaco, ci hanno detto non è una sola legge, non è solo il tema del lavoro ma è di un contesto generale. A me pare che l'insieme, da quello che capisco, no? Job Act da una parte, legge di stabilità dall'altra, mi pare che cerchi di andare nella direzione giusta. La direzione giusta qual è? Intanto, secondo me, uno dei motivi che portano le imprese a investire all'estero, oltre all'energia, alla giustizia, cioè ci sono condizioni nel nostro paese che rendono veramente un percorso a ostacoli di fare impresa, c'è anche la qualità del lavoro. Allora, in un paese nel quale il 75% delle assunzioni sono assunzioni a tempo determinato, la qualità del lavoro è pari a zero. Allora, i contratti a tutela crescente, secondo me, entrano nella logica di partire da un meccanismo. Il lavoro deve essere lavoro a tempo indeterminato, avendo per un certo periodo quelle flessibilità necessarie a far sì che l'impresa possa regolare questo tipo di lavoro. A me sembra che questo elemento sia un elemento che dobbiamo difendere da partito di sinistra, da organizzazione di sinistra, perché è un elemento capace di reintrodurre qualità nel lavoro, perché se continuiamo ad assumere il 75% persone che lavorano due mesi, un mese, tre mesi, poi tornano, poi non tornano, qual è la qualità del lavoro? E per le imprese, giustamente, si diceva la tecnologia, ma la tecnologia è legata anche ad avere professionalità. La professionalità non si crea solo formando la gente prima, ma facendola lavorare e facendola imparare a lavorare. Allora, il contratto a tutela crescente, secondo me, è una roba da difendere in questa condizione. Così come in questa condizione è molto importante, secondo me, per fare lavoro, c'è un solo modo per portare le imprese a favorire i contratti a tempo indeterminato, renderli più vantaggiosi, non ne vedo altri, no? Allora, quando si dice contratto a tutela crescente per tre anni non paghi contributi, il modo esatto per spingere un imprenditore, non perché è più buono, più cattivo, semplicemente perché gli conviene di più, a spingersi verso le forme di contratto a tempo indeterminato. Allora, questi due elementi, noi abbiamo una legge di stabilità che mette 18 miliardi di euro a favore delle detrazioni fiscali, cioè questo è... Io ho fatto i conti, sono presidente di una media cooperativa che opera nel territorio, sto giochino, a me mi significa 5-600 mila euro di vantaggio fiscale. 5-600 mila euro di vantaggio fiscale è ciò che mi consente in questo momento di tenere botte in una situazione, vi assicuro, complicatissima.
Allora, se dobbiamo portare lavoro, anche qui, io adesso mi faccio fatica a trovarmi a volte in certi metodi di discutere da tutte le parti, in cui insomma, si fanno guerre di religione da tutte le parti. Fortunatamente il nostro è un partito che discute, credo anche le mediazioni che ci venivano riferite significano che nel partito si discute e c'è una sintesi, insomma non siamo un partito caserma, non siamo un partito da pensiero unico, vedremo fin dove arriveranno le mediazioni. Però c'è un punto fondamentale, non possiamo conservare il mercato del lavoro attuale, cioè se noi pensiamo che difendere l'esistente sperando che prima o poi la crisi se ne vada sia la strada giusta, abbiamo un errore enorme. Bisogna avere tutti noi il coraggio di produrre dei cambiamenti, se questi cambiamenti vanno nella direzione di attirare investimenti e creare lavoro. Allora io penso che le scelte che io intravedo, sono citate alcune, poi ci stanno i 5 minuti per dare la possibilità anche da presenti, nella manovra di governo, una manovra di governo che secondo me ha l'ambizione, poi non so se ce la farà, perché la mia condizione di guardare e vedere, si stanno affrontando i temi del mercato del lavoro, i temi della fiscalità, i temi della riforma della giustizia. Guardate che se nel nostro paese non si accelerano i tempi della giustizia, questo è un altro elemento che frena le imprese. Allora mi sembra che il senso di marcia verso il quale noi stiamo andando con queste azioni di governo, con difficoltà, con accelerazioni, con quello che volete, però è il senso di marcia di un partito, il Partito Democratico, che cerca un cambiamento profondo. Oggi abbiamo bisogno di cambiamenti profondi in Italia, abbiamo bisogno di dare uno scossone forte se vogliamo riportare dentro il lavoro. Allora, io credo che senza entrare in aspetti tecnici o in questioni che già gli altri hanno sollevato, a me pare che la direzione che si sta prendendo sia la direzione giusta, poi bisognerà lavorare la cornice, metterci dentro i contenuti, fare le mediazioni giuste, però rompere gli schemi, dare discontinuità è assolutamente necessario se vogliamo avere una speranza di ripresa. Guardate, la situazione secondo me è terribile, nella quale io sono molto pessimista, non credo che l'anno prossimo avremo risultati eclatanti, no? Quindi dobbiamo anche prepararci a la fretta a volte, certo è cattiva consigliera, ma anche le urgenze sono talmente terribili che se non ci muoviamo rapidamente troviamo un cumulo di macerie. Quindi io vorrei incoraggiare insomma il Partito Democratico ad andare in questa direzione, certo anche ad avere un metodo di ascolto maggiore delle parti sociali. Io credo che la concertazione non vada bene se concertazione significa stare 6 anni a discutere di un problema, ma va bene se significa trovare delle sintesi ascoltando tutti, però chiaro, con la fine sono che deve decidere. Quindi auspico che si vada in questa direzione, qualche segnale lo sto vedendo, però attenzione, non conserviamo l'esistente, non riteniamo che l'attuale mercato del lavoro sia un mercato del lavoro positivo, sia un mercato del lavoro assolutamente bene. Quindi da questo punto di vista non mi sento di dire, mi sto riconoscendo in quello che si sta facendo, ci vuole del coraggio, bisogna avere del coraggio. Grazie. Chiedo scusa, lo dico una cosa per dobbiamo andare avanti con il dibattito, allora, perché ci sono tanti interventi. Dicevo da un imprenditore qual è il loro vantaggio, che sono, la realizzazione del... Dobbiamo dare parola a tutti, minuti, dobbiamo dare parola a tutti, quindi cerchiamo di essere, mi dispiace, però... Prego. Io seguo quello che ha detto Mario, perché credo che questo sia... Vengo lì. Devo venire qua. No, si dice perché ho fatto girare anche la telecamera col più esclusiva. No, allora questa te la dico, io amo solo le feste dell'unità, non quelle di compleanno, per cui potevi star qui anche fino a lunedì. Siccome hai dei nipoti che hanno tutti 50 anni, nessuno piangeva del Detto questo, anch'io me l'ero scritta, io conosco Filippo Taddei da quando lui aveva 20 anni, ne ha 38. Io personalmente gli ho mandato una mia solidarietà personale, credo che lo dobbiamo fare tutti e che da qui oggi debba uscire, indipendentemente da quello che pensiamo, insomma, ecco.
però dal PD deve arrivare un messaggio di solidarietà. L'altra cosa, visto che ho cominciato da qui, anche questa me l'ero scritta stamattina, ho letto i giornali in fretta, siccome hai detto che ci sono le elezioni. Allora, innanzitutto vi volevo invitare tutti quanti a fare una cosa che bisogna chiederla, la sottoscrizione di autofinanziamento per la campagna elettorale. Vi ho contati, siamo in 30-35, se la siamo qui 20 euro a testa, la siamo qui 600 euro e paghiamo la politica pulita di cui c'è bisogno, per cui prima di andare via vi invito a fare questa cosa qui. Invito a fare questa cosa qui anche perché stamattina sui giornali c'era il Partito Democratico invita Marco Monari ad autosospendersi. Io invito Marco Monari ad andarsene, perché io conosco Marco Monari da 30 anni, da quando era in federazione via Barberia con il Partito Comunista. Io invito Marco Monari ad andarsene perché non da andarsene da Bologna, da questo partito, perché chi spende 500 euro per andare a mangiare in un ristorante quando 500 euro è una pensione di uno sfigato, credo che in un partito, ma in un partito, non dico nel PD, Forza Italia, chi volete voi. Poi comincio dalla fine, dalle cose che diceva prima Mario. Io le cose che diceva prima Mario le condivido, ne parlavamo prima di... ecco. Serve il cambiamento profondo, serve lo scossone, serve che la CGIL si modernizzi, serve che tutte le organizzazioni che difendono i lavoratori si modernizzino. Io non sono un imprenditore, io sono, faccio il vicepresidente, la dico, questa la devo dire perché c'è un imprenditore adesso la dico anch'io, sono, faccio il vicepresidente di un consorzio che ha delle aziende associate che cercano delle professionalità, abbiamo bisogno di professionalità, mancano i fabbri, non mancano solo quelli che fanno internet, non c'è un falegname, abbiamo bisogno di investire su questo, abbiamo bisogno di investire denaro, abbiamo bisogno di investire soldi. Ecco, però per investire soldi, siccome io sono di sinistra non sono stato d'accordo di eleggere Renzi segretario del mio partito, non presidente del Consiglio, non so più di quale sinistra sono, perché adesso ci sono il liberal, sinistra dem, sinistra, sono di sinistra, però manca un pezzo, adesso io non ripeto le cose che avete detto tutti e non ripeto le cose che condivido, ma ne manca un pezzo però, perché qui bisogna che ci mettiamo d'accordo. Io sono d'accordo quando te dici che noi dobbiamo difendere tutti, ci vogliono i soldi. Per difendere tutti ci vogliono i soldi. Noi abbiamo dato 80 euro a degli sfigati che ne avevano bisogno ed è giustissimo, e quegli 80 euro costano 10 milioni di euro. Li dobbiamo mantenere, ma li dobbiamo dare anche a quelli che prendono 500 euro di pensione, che non ce la fanno ad arrivare alla fine e vanno a prendere fuori la roba dai bidoni. Poi il bonus degli 80 euro alle mamme. Io ho mio nipote che ha 4 anni e ad Alzola dell'Emilia costa 600 euro al mese quando... aveva 2 anni che faceva... Noi abbiamo bisogno di fare degli asili, perché se tu dai 80 euro a uno, però per fare degli asili servono investimenti. Abbiamo bisogno di dire a quegli imprenditori che hanno portato i soldi fuori che li riportino a casa. No, perché se tu li dominati, perfetto, e fai la patrimoniale, vabbè, questa è una diversità che la pensiamo, no, diversamente. Ma se tu lo minacci, ma no, io non minaccio nessuno, ma ci mancherebbe altro. Però abbiamo bisogno di noi. In questo paese qui facciamo ogni anno 2 finanziarie di evasione fiscale. Adesso è scatenato. Passiamo 2 evasioni fiscali. Allora, per favore, cerchiamo di concludere. Scusate in fondo. Scusatemi. Ascolta, c'è problema, dai. Dopo andiamo a prendere un caffè, non c'è mica problema. Silenzio. Abbiamo un paese con 2 finanziarie di evasione fiscale. Sì, ma non è evasione fiscale, sì, allora possiamo fare. Allora, no, ma dai, non c'è problema. Ve ne racconto un'altra, perché la leggi sui giornali, te le dicono i giornali, te le dice la televisione. Noi abbiamo un ministro, adesso gli do un incarico improbabile, il ministro europeo si chiama Juncker, e lui Juncker, presidente del Lussemburgo, paradiso fiscale. Nel paradiso fiscale del Lussemburgo i soldi glieli ha portati Unicredit. Allora, Unicredit
li ha portati Unicredit, le banche italiane. Allora, le banche italiane hanno preso i soldi dalla comunità, dall'Europa allo 0%, allo 0,1%. Poi è vero che le banche italiane non sono fallite, poi ci possiamo mettere che fare tutte le discussioni, ma se uno sfigato di un artigiano va in banca a chiedere 5.000 euro, non un milione di euro, 5.000 euro, gli chiedono se ha dei titoli per garantire. Chiaro? No, te lo dico io. No, ma ti dico io, dipende. Perfetto, lasciami parlare però. Lasciami parlare però. Allora, io condivido tutte le necessità, la chiudo qua perché se non voglio andare avanti, condivido tutte le necessità di modernizzare questo paese, di fare in fretta, di fare tutto quanto, però non condivido il fatto, questo non lo condivido, perché io, a me Landini non mi è mai stato simpatico, te lo dico molto brutalmente, voglio dire, però oggi sono costretto a stare dalla parte di Landini. Io non condivido quando si bastonano 2.000, erano in 1.000, quanti erano in 500, cacciare delle stangate in testa a 4 sfigati che difendono il posto di lavoro, che di fatto una, la moglie in cassa integrazione non lavora, il marito sta per essere licenziato, hanno il mutuo, la casa, il bambino da mandare a scuola. Questa cosa qui non va bene e non condivido la necessità, questa necessità del governo Renzi, la dico veramente in maniera, cioè non è questo il problema, perché dobbiamo discutere dell'articolo 18 per scatenare dei meccanismi quando abbiamo altri 2 miliardi e 500 milioni di problemi da risolvere. Uno di questi è che se qui in questo paese qui piove, muoiono 2 persone al giorno. L'ultima volta che abbiamo imbiancato le scuole, è stato quando le abbiamo costruite. Ma te ne racconto un'altra, raccontiamo che in Europa Schröder ha fatto le riforme e poi le ha perse le elezioni, e Renzi lo sa. Non mica. Renzi deve andare a pescare nel lago della destra per prendere i voti, perché l'Italia non è mai stato un paese di sinistra, per andare a prendere i voti deve pescare a destra. E andare a dire a quelli là che hanno fatto, che portano i soldi all'estero, non ci va, perché gli evasori votano. Gli evasori in questo paese qui votano. Allora, la giustizia sociale non è né di destra né di sinistra, è giustizia sociale, punto e basta. Le cose da fare giuste che servono non sono né di destra né di sinistra, sono da fare. Però per farle serve assunzione di responsabilità. Alla festa dell'unità mi intervista una giornalista di Repubblica e mi chiede un parere su De Gasperi in testaglio alla festa dell'unità, gli dico che sono un comunista di destra. Non lo so cos'è un comunista di destra, l'ho detto prima, non mi stavano, cioè io sono stato critico col sindacato, te la dico molto brutalmente, ho lavorato in un'azienda pubblica che si chiamava Anga, al fare il sindacalista ci andavano quelli che non avevano voglia di lavorare. Difendo il sindacato però perché difende le cose giuste quando le difende. I patronati non solo vanno, cioè i patronati vanno finanziati da sto paese qui, perché tua madre c'ha suo figlio che ha studiato, che è un ingegnere, ma c'è anche la donna sola che abita nel condominio che io amministro, che quando ha un problema la vende a me, a spiegare, perché non c'è, cioè, allora qui stiamo dando dei soldi ai professionisti, cioè poi la raccontiamo tutto quello che, allora per mettere in piedi sto paese qui bisogna che poi qualcuno, ecco, tu hai in consiglio comunale la sorella Benedetta, per cui gliela porti questa cosa, quindi guarda che insomma Eugenio? Ciao. Devo dire che molte cose che volevo dire io stavolta non le dico perché sono dei tempi in precedenza. In questi incontri qua ne ho fatti diversi ultimamente, c'è un ambiente e ci sono delle impostazioni un po' tra virgolette divisive, per cui provo a fare un altro ragionamento e parto un po' da lontano, però non vi faccio perdere tempo. Il miglior governo italiano della Seconda Repubblica è stato quello di Romano Prodi, che ha portato l'Italia nell'euro. Su questo forse siamo tutti quanti d'accordo, anche se devo dire quel governo è stato indebolito da una sinistra a sinistra che poi ha consegnato il paese per un sacco di tempo a Berlusconi. Prodi fece una cosa e non ebbe neanche tante critiche, quantomeno fece una cosa più pulita rispetto all'ultimo giro IMU, TASI e compagnia. Si inventò una tassa sull'euro con una promessa: signori, io vi tasso se però l'Italia entra nell'euro, ha talmente tanti benefici che vi restituisco questa tassa. E in effetti a distanza di 12-18 mesi restituì il 70% della tassa sull'euro. Altro personaggio meno diviso, e Prodi diciamo è un personaggio che dovrebbe unificarci molti, altro personaggio abbastanza che ci unifica, Bersani. Quando Bersani diventò ministro, se non sbaglio sviluppo economico, del governo Prodi, il più sfortunato del centro-sinistra, appena arrivò fece una cosa, fece un ragionamento molto semplice: io non ho spazio per
ribassare le tasse perché i vincoli di bilancio c'erano anche allora. Okay? Però le famiglie hanno bisogno di avere un un beneficio di carattere economico. Dove agisco? Agisco sulla concorrenza. Che cosa fece? Due cose tra tutte che noi a Bologna abbiamo visto molto da vicino: liberalizzazione delle farmacie e diffusione di farmaci senza marchio, ok? E bastonate a banche e assicurazioni, rendendo molto più difficile togliere i soldi da risparmiatori, eccetera, eccetera. Io lavoro in banca, le cose sono uscite sulla mia pelle, quindi quelle furono molto efficaci per aumentare la concorrenza delle banche e per grattare un po' di grasso che le banche avevano e che potevano essere dati a livello complessivo. Cosa c'entra tutto questo con quello di cui stiamo parlando oggi? C'entra perché queste due persone, che sono personaggi edificanti, hanno dimostrato come cambiare la prospettiva dell'analisi delle cose, quindi non ritornare semplicemente sul bilancino, ma guardando le cose da un punto un po' diverso, molto spesso è la soluzione. Allora, noi oggi ci stiamo concentrando sul Job Act e la legge di stabilità. Mi permetto di ricordare questo, e sottolineo, non ho mai votato per Renzi e non sono renziano. Questo forse è un motivo, non so mai. In questo momento il Partito Democratico sta impostando un ragionamento su scuola, i cui benefici si vedono dopo 5-10 anni, pubblica amministrazione, che avrà una difficoltà impressionante per strutture intermedie, lavoro, e ci stiamo focalizzando sull'articolo 18, contributi alle imprese, stiamo parlando di IRAP, riforma istituzionale che dovrebbe in qualche misura svuotare le province ancora più di quanto non sta facendo. Allora, guardiamo le cose da questa prospettiva, a mio parere, perché se le guardiamo da questa prospettiva, inevitabilmente un tema dividente, divisivo, come quello dell'articolo 18, viene incastonato in una prospettiva complessiva in cui il peso di questo articolo 18 in realtà si dimensiona. Io qui ho una statistica. Viviamo in un mondo tecnologico in cui abbiamo l'Europa che detta la maggior parte delle regole, la tecnologia che fa cambiare completamente le cose, la globalizzazione che fa sì che l'imprenditore possa in un attimo trasferirsi da Trento a Klagenfurt o da Trieste alla Slovenia. E questo non potrà cambiare nessuna legge, perché siamo in Europa, non potrà impedire nessuna legge che il pagamento lo facciamo a uno sloveno anziché a una stessa dello stipendio. Allora, da questo punto di vista, l'Italia dal 2000 in poi ha quasi sempre e quasi sempre stata in coda a livello di crescita di PIL rispetto alla maggior parte degli altri paesi. Dimentichiamoci Cipro e la Grecia, ma è quasi sempre stata in coda. E il tasso di disoccupazione italiana, che era sceso fino al 2007, dal 2007 poi è cresciuto molto di più degli altri paesi. Allora, ci sarà qualche cosa che non funziona in questo paese? Sarà necessario guardare cosa è una prospettiva? Allora, però questa prospettiva è sostenere Renzi su tutto. Mi sono dimenticato, magistratura, è stata citata prima. L'attuale meccanismo della giustizia e della magistratura rappresenta un disincentivo impressionante a fare impresa e a fare affari. Per il momento in cui non riesco a incassare un credito, ci metto una vita a riportarla a casa, per cui il problema tante volte non è tanto vendere e portare a casa i soldi. Allora, per cortesia, diamo un supporto a questo governo da questo punto di vista, discutiamo, ma diamogli un supporto, perché per una prima volta, dopo tanti anni, ha una visione complessiva. Ripeto, io non sono renziano, ma siamo in uno scenario in cui molte delle cose ce le detta l'Europa, e non ce le detta la Merkel, ce le detta le direttive che sono votate anche dai parlamentari italiani. Grazie. Sì, va, poi... Vabbè, siamo nei 5 minuti e cerchiamo di starci, insomma. No, voglio fare un piccolo ragionamento, insomma, no? Ti diceva Mario, 80 miliardi di investimenti in meno in tutto, in sostanza, no? Dicevi da 10 anni, una cosa del genere. Dal 2008. Dal 2008. Però non dimentichiamo le dinamiche che ci sono, tutto sommato, no? Cioè noi stiamo andando verso un capitalismo, diciamo così, finanziario, è un'economia di natura finanziaria, insomma, no? Per cui l'investimento, diciamo, produttivo, certo che c'ha meno 80 miliardi. Di minori investimenti, perché stiamo andando in quella direzione lì, ma non solamente noi, insomma, no? Per cui non c'è l'investimento produttivo, c'è, diciamo così, l'investimento, cioè c'è il capitalismo finanziario che ti porta, voglio dire, a un dato di natura lì. Questo è un primo ragionamento. Non si investe, con tutte le conseguenze che ci sono, o chi fa impresa, non abbiamo il capitale di impresa in Italia, almeno da quello dal mio punto di vista, dall'osservatore. Chi fa impresa o lo fa con denaro pubblico, almeno nei pezzi che seguo io, oppure lo fa con le banche e quant'altro. Insomma. Però chi rischia è una fascia molto piccola, diciamo la piccola media impresa, diciamo la piccola media impresa, chi veramente rischia, eccetera, eccetera. Quegli altri, voglio dire, le grandi, no, perché parliamo della Fiat, parliamo di un insieme di cose, parliamo di quello che vogliamo, ma non c'è, come dire, la grande impresa, non c'è la grande impresa, di conseguenza non c'è la grande ricerca, non c'è tutto un insieme di questioni. Questo è un primo ragionamento, però dobbiamo prenderne atto.
L'altro ragionamento è questo qua. La piccola impresa, naturalmente, si diceva, è un'impresa, un imprenditore piccolo e quant'altro, è, come dire, no, ghettizzato perché ha visto il sistema delle banche, il credito e quant'altro. Questo è un altro ragionamento da prendere in considerazione, in sostanza. C'è qualcosa di distorto, lo diceva prima, chi è intervenuto prima, c'è qualcosa di distorto. Poi c'è un'altra questione, c'è la globalizzazione, che è un altro fenomeno molto come dire, importante, c'è la globalizzazione. Cioè noi, a livello internazionale, su che cosa dobbiamo competere e come dobbiamo competere? Perché anche questo è il problema. Noi dobbiamo competere su una fascia bassa o dobbiamo competere su una fascia alta? Cioè vuol dire, il Made in Italy è una roba che ci siamo inventati, oppure è un dato vincente a livello di globalizzazione? Perché anche quello bisogna dire. Se è vincente sul livello di globalizzazione, guardate, qui il problema è questo. Ci vogliono degli investimenti, ci vuole un'idea politica, ci vuole un settore su cui investire. E il problema sono la cultura, l'innovazione, la ricerca, queste cose qua. Cosa che è sistematicamente frustrata nel nostro paese. Noi stiamo diventando una colonia dal punto di vista economico. Noi i grandi marchi li stiamo vendendo tutti, noi la grande distribuzione non ce l'abbiamo più, il manufatturiero, le cose importanti del manufatturiero ce le stanno portando via, tutto sommato, e siamo una colonia dal punto di vista economico, distributivo e quant'altro. Cioè questo è il dato. Per cui ognuno si assuma le sue responsabilità. Cioè ognuno in questo. Allora, se vogliamo competere essenzialmente su questo dato qua, su questo segmento qua, a livello globale, che poi fare un piccolo ragionamento sul settore, che è il dato della qualità produttiva, il Made in Italy, questa roba qui contatto, bisogna che noi, come dire, ci diamo, come dire, una svolta rispetto a innovazione, ricerca, istruzione e cultura. Se no qui, ecco, e sono proprio i settori in cui noi, no, stiamo, come dire, disinvestendo, non c'è un'idea politica. Io seguo un pezzo particolare, no, che è quello della cultura, eccetera, eccetera, no, a livello sindacale nazionale. I fatti ultimi, voglio dire, no? Essenzialmente, come dire, si punta addirittura a licenziare praticamente lavoratori che hanno, come dire, grande valenza, professori d'orchestra, coristi, di questo tipo, che a livello internazionale hanno un dato, come dire, di riconoscimento universale. Si tende, voglio dire, a proprio per la prima volta, adesso poi si rimangeranno i licenziamenti, però dico per la prima volta si tende a fare questa operazione qui. Io dico una cosa sola, ma sto paese, che è un paese che ha avuto l'umanesimo, un paese che ha avuto il rinascimento, un paese che ha avuto, cioè vuol dire, se non investe su cultura, come dire, produzione culturale, beni culturali, turismo culturale e, come dire, eventi legati ai luoghi, è un pezzo, è un segmento, voglio dire, su cosa deve investire, insomma, su cosa deve investire. Vediamo che ormai da 20 anni sulla cultura e quant'altro il centrodestra, però bisogna dirlo, io dico, lo chiamo con loro nome, il centrodestra scientemente ha fatto operazioni di abbassamento culturale, segando tutti i finanziamenti, e lo Stato ha fatto un passo indietro che questo governo sta portando a compimento, un passo indietro rispetto alle proprie responsabilità, perché sono beni, attività tutelate, costituzionalmente tutelate anche dall'articolo 9 e quant'altro. Per cui è questo. Allora, noi vogliamo competere in quella fascia o vogliamo non competere in quella fascia? Se vogliamo competere in quella fascia, il mercato del lavoro è fondamentale. Perché se io porto i dati esattamente questi, che a termine, allora, il 69% dei nuovi rapporti di lavoro attivati, mentre tempo si ferma, il 69%, 60% è a tempo determinato, il 15% a tempi determinati. E per ciò che attiene la durata di tempo determinato, che sono un totale di 2.430.187 rapporti di lavoro cessati nel secondo trimestre 2014, ben 955 hanno avuto durata pari a meno di un mese e ben 403.760 solo di un giorno. Qui significa, voglio dire, il dato della disoccupazione, ma la motivazione, il dato, il dare il meglio di sé, come dire, no, in modo motivazionale quando si lavora e quando si produce, tutto sommato. Ma secondo voi, con un mercato del lavoro così, se io sono in un posto che devo stare un mese, un giorno, 4 giorni, non esiste. Esiste il dato, come posso dire, no, del dato della strutturalità, in cui io ho un lavoro, ho una prospettiva, ho un futuro. Così spiego. Ragazzi, veramente, guardate, qui noi siamo come sindacato in una fase terribile. Cioè dice qualcuno dove va, ma a parte che noi non siamo un sindacato che fa gli investimenti, no? Mi sembra normale. Ma dove eravamo noi? Dove siamo noi? Noi siamo nelle fabbriche, siamo nei luoghi di lavoro. Ragazzi, è una tragedia. Quando uno perde il posto di lavoro, noi stiamo solamente facendo cassa integrazione, caso in deroga, contratti di solidarietà, noi siamo quelli che stiamo tenendo sulle imprese. Un dato di fuga generale. Questo è un dato, come dire, è impressionante. Allora, il problema è il lavoro, è la dignità del lavoro e il valore del lavoro.
il valore del lavoro, cosa che non abbiamo più, cioè da dire, non so, adesso devo dire, adesso un imprenditore, non so, è lì, è il valore del lavoro. Allora, se noi abbiamo questa cosa qui, devo ridisegnare tutto. E la formazione è fondamentale. Dico una cosa, poi finisco. Se io sono in Danimarca, non si spiego, no? Io quando sto a casa, oppure per processi di riconversione a 50 anni, io non sono più funzionale rispetto a quella cosa, io ho praticamente un rapporto di agenzia di lavoro che è 1 a 12. E di conseguenza ho 3 anni di formazione e di riqualificazione. Non sono da cacciare via, tutto sommato, sono da riformare e da reinserire. Questo è il problema. Noi abbiamo 1 su 650, non ricordo neanche più, 1 su 750 da collocare. Non c'è, l'agenzia del lavoro non c'è una cosa, non c'è formazione, non c'è riqualificazione, c'è un dato improvvido anche di riforma della, diciamo così, della previdenziale, in cui oggettivamente tu allungando l'età pensionabile, tutto sommato, tu hai messo il tappo rispetto alle nuove generazioni e poi quelli che metti fuori dal mercato del lavoro sono, vuol dire, i cinquantenni. Dove li metti? Quando devono arrivare a 70 anni, 80 anni? È un disastro sociale. Gli altri paesi prima fanno la rete protettiva, scusate, poi finisco, prima fanno la rete di protettiva, prima mettono i soldi veri, tutto sommato, come diceva qualcuno, per la rete protettiva, e poi fanno le riforme. Noi qui si blatera, si fanno le cose, cioè ci si inventa, no? Ci si inventa questo tipo. Punto qua. Il job è molto condiviso dagli imprenditori, ma non con questo, cioè lo dico, hanno dato un punto 10, insomma. Questo è un po' un aspetto, insomma. Noi naturalmente, non sto a ripetere le cose che diceva lui. Qui il problema sono i soldi. Io non mi vergogno di questo. Io qua non ho votato Renzi, lo dico subito, eccetera, eccetera. Io ho detto, però dice, diamo fiducia, vediamo cosa succede, no? Questo è il problema. Io però a una situazione data. Io ho detto, l'altra volta l'ho detto anche in stasera, noi giudicheremo praticamente questo governo rispetto al fatto dell'uscita della crisi. Chi paga la crisi? Chi paga la crisi? Io vedo che la crisi la continuano a pagare i lavoratori, ma non si fa demagogia, e praticamente i pensionati, le fasce deboli, stanno pagando fortemente questa situazione qua, fino a un dato degenerativo di questi giorni, come visto Roma e quant'altro. E praticamente quando si parla di patrimoniale, che poi non è patrimoniale, cosa è il patrimoniale, è come si intende, qui c'è un dato di sbarramento, cioè nessuno dice, cioè guai mai toccare quel tasto lì perché allora qui il problema è questo qua. Io dico, appartengo a un partito di natura plurale, in cui ognuno naturalmente la pensa come vuole, c'è tutto il consesso delle idee e quant'altro, però attenzione, sommato, no? Noi dovremmo avere una linea, un profilo, sommato, no? Perché qui siamo arrivati al punto di vista. Allora, Laura, quindi potete venire veloce. Ma io sarò breve, mi sposto. Scusa, io parlo da precaria, quindi un lavoro fisso non ce l'ho avuto mai. Sono una musicista, credo, potete vedere, insomma, su YouTube, insomma, anche valida, ho fatto i miei concorsi in orchestra. So cosa c'è in orchestra, su. Ecco, questo non significa che sia d'accordo con licenziamenti collettivi o quant'altro, però una cosa, come io imprenditore mi devo mettere la mano sulla coscienza, giustamente, anche io lavoratore devo avere rispetto, perché se sono in una situazione di crisi e rischio, devo essere anche abbastanza intelligente da dire, ragazzi, compagni, aspetta un attimo che cerco il dialogo, questo sconosciuto. La pace e il dialogo. Poi è ovvio che se a capo mio c'è un sovrintendente che è lì perché lo sappiamo, già da situazioni però pregresse, quindi politiche anche anteriori, io lavoratore, che sono stato messo lì a lavorare anche attraverso situazioni politiche pregresse, allora mi devo dare una calmata, ok? Detto questo, io dico la mia opinione, poi spero che il dramma di questi colleghi rientri, assolutamente. Io sono, come dire, continuo a dire, sono precari, eppure mi sono fatta la mia associazione culturale, sono diventata presidente, ho dato da suonare a tante persone, ho gestito una scuola di musica a Paolo nel Fignano. I miei stessi collaboratori adesso stanno raccogliendo le firme per riaprire questa scuola di musica, perché a Paolo nel Frignano ci sono altre situazioni, quindi noi parliamo anche di legalità in Italia. La prima cosa, perché una nazione vada avanti, secondo il mio modesto parere e la mia esperienza personale, è
rispetto per il lavoratore, rispetto per il lavoratore verso l'imprenditore. Questo è importante, che non significa schiavizzarsi o... ma comunque essere grati a entrambi come fanno in Giappone, essere un po' zen, questo è importante. E io ringrazio Dio di essere da 3 anni precaria. Io non ho diritti e desidero che tutti li abbiano, ma se non ci sono questi diritti perché c'è una situazione economica che per situazioni di 20 anni di gestione politico-mafiosa è andata in questo modo, io non posso andare contro il mio stesso partito, devo dialogare, devo cercare un dialogo e con l'imprenditore e l'imprenditore però anche nel rispetto del lavoratore, allora così c'è sviluppo, con la pace, non con la guerra, con le minacce di morte, ma scherzeremo. Allora bisogna però che quella persona capisca, allora sì. E poi, una parola sempre a me cara, la giustizia. Io ho rispetto per la giustizia italiana, per ovvi motivi ovviamente, ma in effetti c'è proprio bisogno più che altro di legalità in questo paese e di educazione. E questa è la base fondamentale per cui io posso operare, posso far crescere il mio paese. La politica mi deve venire incontro, non mi deve tagliare le ali. E io devo assecondare quella politica che mi rispetta. Tutto qua. E mi dispiace, io spero che la situazione si risani, ma senza una, come dire, una presa di coscienza collettiva non andiamo avanti. I tedeschi ci superano, ci prendono le menti migliori. Bisogna attivare un dialogo pacifico e costruttivo nell'intelligenza di tutti. Questo è il mio pensiero. Grazie. Grazie. Prego, ci provo. Sono molto che posso parlare in pubblico. Allora, dire che io sono stato imprenditore e ho creato 2 start-up, poi sono diventato impiegato funzionario all'interno di un ente pubblico, poi un pubblico privato. Poi sono anche studente, quindi ho quasi 50 anni, quindi più o meno sono tutte le... ho visto tutte le... Allora, sono varie cose. Una era che più o meno quando ero imprenditore ho avuto difficoltà con tutte le leggi, eccetera, era impossibile, cioè alla fine pagavo di più e mi arrivavano le multe, era una cosa impossibile. E anche se guadagnavo molto, poi sono andato a lavorare per questo ente pubblico perché volevo fare quello per il pubblico, per l'università. E ho anche fatto 1 anno prima di entrarci gratuitamente all'interno dell'università, quindi ho fatto proprio l'apprendistato senza prendere anche il top, spendendo tutto di tasca mia. Quindi proprio mi sono sempre dato da fare molto. E adesso, proprio per il discorso di questa crisi, mi sono anche iscritto all'università, quindi mi sono preso anche un part-time, cercando di diminuire il costo mio sull'azienda e andando, diciamo, a chiaramente pagare anche un'azienda e un'università per poter, diciamo, aumentare la mia conoscenza per essere più competitivo. E uno dei problemi che abbiamo è che andare a trovare, cercarsi un altro lavoro, o ci sia, che può essere un altro, c'è un po' la paura quando uno ha un tempo indeterminato, c'è un tempo indeterminato, c'è il fatto di non fidarsi molto di manager. Nel senso che il problema grosso di un job loss è quello che non ti fidi che viene applicato, anche se io di primo ho sempre detto nella mia azienda se non c'è bisogno di me io sono il primo ad andare via, io non voglio pesare sull'azienda e non voglio lavorare in un'azienda che non mi vogliono o che non mi vuole non soltanto i dirigenti ma anche i miei compagni, voglio stare in un'azienda in cui stiamo tutti insieme e lavoriamo per uno scopo comune in cui siamo contenti, perché quello che cerco di capire è che la cosa più preziosa che abbiamo è il tempo che noi siamo nella vita, che è breve, quindi passare a lavorare anche in un ambiente in cui non mi vogliono, in cui non mi trovo bene. E io avere un sistema che mi fa paura a uscire fuori e cercare un posto dove posso stare meglio, dove possono stare anche stare meglio gli altri con me. Questo mi dispiace, però dire che si potrebbe trovare un modo per cambiare le cose, perché al momento c'è uno stallo, non si riesce né a fare imprenditore né a fare impiegato. Quindi il cambiamento ci vuole molto dialogo e secondo me tutti hanno ragione, perché è come più o meno la teoria della luce, che c'è quella corpuscolare e quella della radiazione elettromagnetica. Sono vari punti di vista, unendoli si può cercare di capire un po' meglio la verità. E quindi sì, intanto solo per dire che si potrebbe, poi per quanto riguarda il gioco, secondo me deve collegarlo molto all'istruzione, perché sia come studente, sia come diciamo all'interno come imprenditore, sia come impiegato, l'università, le scuole non preparano le persone a lavorare, non le preparano per niente. Semmai preparano a superare, cioè a superare degli ostacoli, ma non preparano le persone al lavoro. Questo è una cosa molto forte, ci vuole molto più forza, bisogna spingere molto, cioè job class se c'è molta formazione per lavorare, per potersi proprio per superare i limiti e per perché uno se va in abitudine e cambiare abitudini per migliorare proprio anche atteggiamenti mentali, altri che non sono, cioè non nel senso che uno deve far manipolare le persone, ma vedere le cose in modo più creativo, più positivo.
cioè non soltanto lui è nemico, cioè, perché dopo ci sono le aziende, ci sono sempre un sacco di conflitti che sprecano le sorte, ma come c'è conflitti male, non dialoghi, conflitti. La qualche parte il conflitto è una perdita di tempo, è proprio una specie di campo. Niente, scusate. Grazie. Roberto? No, una osservazione generale era che le presentazioni sono state tutte estremamente utili e dire come si era già detto nel primo intervento, hanno molto contribuito a rendere il problema molto più comprensibile e soprattutto anche meno angoscioso e meno appunto divisivo. Proprio per questo, anche per la discussione che è venuta dopo, io credo che i temi di una ideologia siano lontani ed è bene che queste stagioni siano finite. Però detto questo, ci sono, come dire, in un partito, in una comunità politica, degli indirizzi, del comune sentire che ne fanno appunto una comunità. E in tal senso credo che appunto principi di eguaglianza, di equità, di tutela del più debole, eccetera, devono essere assolutamente indiscutibili e dire anche nella concezione del lavoro, al di là appunto di quello che può essere un tema o un articolo o un aspetto delle politiche del lavoro. La necessità, ecco, che il lavoro sia riempito di dignità a qualunque età e a qualunque livello venga svolto, questo qui è il minimo proprio che rende comune o dà un significato a uno stare insieme, se no è assolutamente inutile fare. Volevo dire solo una cosa. La questione del cosiddetto Jobs Act, cercherei di portarla su un altro tema, su un altro livello, cioè prima di tutto anche superando questa terminologia che probabilmente è sviante, cioè questo termine Jobs Act in tutta una serie di sue utilizzi. C'è un articolo molto, molto bello, fatto molto bene, sul sito della Enciclopedia Treccani, che smonta proprio l'utilizzo di questi termini, di queste terminologie. Probabilmente sarebbe bene, e questo darebbe anche più respiro alla discussione, parlare di piano del lavoro. Allora, se noi parliamo di un piano del lavoro, usciamo dalle questioni dell'articolo 18. Che sembra che tutto il lavoro in Italia si concentri intorno a questo problema. E parlando appunto di politiche del lavoro o di piano del lavoro, allora diventa molto più facile aprire una discussione che integri appunto i temi della disoccupazione, i temi della molteplicità dei contratti, del superamento di questi contratti che sono un dato negativo. Io lavoro all'università, quando sono entrato io in università c'erano tre posizioni, tutte e tre a tempo indeterminato. Oggi abbiamo almeno 8 posizioni, di cui 2 a tempo indeterminato e tutte le altre 6 a tempo precario o a tempo determinato, che dir si voglia. Credo che questo non abbia significato un miglioramento della vita interna dell'istituzione. E, ecco, quindi passare da questo termine a una terminologia che preveda un piano del lavoro, un progetto del lavoro, è probabilmente uno dei punti su cui dovremmo insistere, perché questo paese ha bisogno non tanto, come dire, di concentrarsi, come un po' tutti hanno anche detto, è venuto fuori,
su una battaglia forse in molti casi più di bandiera che di sostanza, come può essere l'articolo 18. Ha bisogno di aprirsi a, appunto agli investimenti e soprattutto alla creazione di posti di lavoro. E questo però non sono delle variabili indipendenti, cioè la tutela del lavoro non è indipendente dalla creazione di posti di lavoro. Quindi ecco, si è fatto spesso l'esempio della Germania, ecco, un paese che conosco un poco. Ecco, lì ci sono degli investimenti spaventosi soprattutto in ricerca e in istruzione e appunto nella creazione di reti, poi di lavoro, di formazione, eccetera. Ecco, noi scontiamo sicuramente anni e anni di disinteresse, di stagione berlusconiana, ma non intesa come personalizzazione, ma intesa come sradicamento o rosicchiamento di tutta una serie di aspetti pubblici, di aspetti sociali, di aspetti collettivi, ecco, civili del convivere. Credo che il compito più grosso di chiunque si voglia far uscire l'Italia da questa situazione assolutamente grave sia quello di ricostruire un minimo di convivenza civile, soprattutto di aspirazioni civili all'equità, come dicevo, e al buon vivere comune. Questo vuol dire, appunto, come diceva Franchi, fare degli investimenti sul territorio, perché non ci siano due morti al giorno per alluvioni. Lo dicevo io ieri a Vera, il mio primo impegno pubblico, avevo 16 anni, fu all'alluvione di Firenze. Beh, dopo 50 anni io speravo che qualche cosa in questo paese fosse cambiato. Mi rendo conto che, ahimè, sotto l'aspetto della tutela del territorio e della salvaguardia della vita umana in queste situazioni, siamo esattamente alla situazione che io mi trovai quando avevo 16 anni. Ecco, questo è grave, cioè noi stiamo scontando tutti questi ritardi che, da cui possiamo uscire soltanto se ne viene fuori una grande corrente anche, come dire, morale, civile, eccetera. Altrimenti non se ne esce. Per favorire tutto questo bisogna assolutamente tornare, e qui concludo, a una lettura condivisa dei processi sociali e del modo di uscirne. Le logiche divisive, le contrapposizioni, le rotture, la ricerca della piccola provocazioncella anche in alcuni casi per separare, per punire gruppi, eccetera, sono cose che non portano da nessuna parte e con le quali non si realizzerà mai una società né più giusta né economicamente sensata. Appunto l'attacco al sindacato, l'attacco ai lavoratori, sono cose che sono prive di significato, sono controproducenti e anche immorali. Quindi sono cose che vanno decisamente superate. Poi dopo siamo tutti d'accordo che il sistema così com'è non funziona, che il sistema Italia deve cambiare e deve cambiare radicalmente, perché così non possiamo andare avanti. Però ci vuole un'unione molto stretta tra, appunto, una volta si diceva tra produttori, insomma, in cui tutte le parti si mettano in gioco, ma si mettano in gioco con profondo spirito anche nazionale, insomma, ecco, perché senza questo, se appunto, come dicevo, si cerca solo la rottura, lo scontro, la piccola vittoria del giorno per giorno o la rivincita su altri, siamo destinati realmente a scomparire, perché anche queste serie di riforme, che possono essere
molto positive come lo snellimento della pubblica amministrazione, la riduzione dei livelli di gestione del territorio, eccetera, ma possono essere delle cose molto positive, ma possono essere delle cose molto negative anche, come in parte è venuto fuori, perché se non si riempiono di contenuti, se non ci sono i soldi, se non c'è un quadro costituzionale ben chiaro, anche la semplificazione pubblica della struttura istituzionale dello Stato diventa un pasticcio infame da cui non se ne viene fuori. Quindi ci sono tanti modi per uscire dalla crisi, le proposte, come dire, i temi che solleva il governo sono per molti versi giusti, cioè sottolinea delle criticità realmente esistenti. Credo che le soluzioni, appunto, vadano trovate in una maniera molto più complessa e composita. Grazie. A questo punto era il nostro ultimo intervento, se vuoi fare un saluto Stefano poi... Sì, ti ringrazio. Chiedo scusa, ma io dovevo essere alle 12:30 a salutare il prete di Marano che se ne va da Castenaso, quindi scapperò velocemente. Non vorrei farlo però senza salutarvi e ringraziandovi, perché è stato un dibattito assolutamente costruttivo e da cui ho imparato molte cose anch'io. Io citerei solo a conclusione a cogliere alcuni aspetti, e secondo me l'idea che si debba comunque andare avanti abbastanza in fretta per salvare questo paese credo che la possiamo condividere tutti. L'attenzione che dobbiamo prestare, ed era rivolto anche il mio primo intervento a questo, è a non fare le cose in fretta, cioè facciamo presto ma non facciamole in fretta, perché altrimenti rischiamo di perdere il senso. Intanto bisogna avere un'idea di paese in cui vogliamo stare, credo che questo sia abbastanza condiviso ed emerso da tutti. E appunto per questo che proviamo a guardare al governo che abbiamo, che è il nostro e del nostro partito, in maniera positiva e ad essere propositivi nei confronti del governo. Poi ognuno deve rispettare il proprio ruolo e quindi il sindacato farà la sua parte, ma anche noi che siamo il partito di maggioranza dobbiamo essere consapevoli che esistono i sindacati, che hanno una loro funzione fondamentale in questo paese, e che è vero, e io condivido con il Premier l'idea che non debba concertare o concordare solo con una parte sociale tutto, ma la devo condividere con tutti. Quindi ci sono i sindacati, ci sono i rappresentanti dei datori di lavoro, ci sono le altre forze sociali in senso lato, e siamo tutti sulla stessa barca. Se la salviamo, la salviamo tutti, se affonda, affondiamo tutti. Per cui gli inviti a non forzare, a non attaccare, a non stuzzicare sono assolutamente benvenuti, e li faccio miei e li rivolgo a chi di dovere, ma vorrei che facessimo tutti attenzione alla differenza. Noi viviamo in Italia, io è un paese che adoro, amo, e quando parlo in pubblico invito sempre i nostri giovani a pensare che possono andare anche all'estero a studiare, a imparare, a vedere com'è il mondo, ma poi che tornino qui ad aiutare questo paese a riprendersi, perché è il paese dove si sta meglio nel mondo per tantissime ragioni. Ma proprio per questo dobbiamo anche conoscerci. Allora faccio solo due piccolissimi esempi prima di salutarvi. La cassa integrazione, che è oggetto anche di questo job set, che dovrebbe essere, diciamo così, un po' riformata, nasceva appunto per tenere in piedi le aziende che erano in difficoltà. Si chiama cassa integrazione guadagni, cioè diamo un po' di soldi ai lavoratori che per questioni transitorie lavorano in un'azienda che ha dei problemi, per tenerla in vita, sperando che dopo un po' di tempo possa riprendersi. È diventato uno strumento che ha perso il suo significato, perché oggi viene usata per tenere in vita delle aziende, ma non per colpa del sindacato assolutamente, che sono già decotte, che sarebbe meglio che chiudessero perché c'è un imprenditore che quantomeno non era capace oppure fa il furbo. Allora proviamo a riprovare a mettere in ordine le cose, a far sì che la cassa integrazione guadagni, che era la CIGO, cassa integrazione guadagni ordinaria, poi è diventata straordinaria, poi siamo arrivati a quella in deroga, cioè c'è qualcosa che non va, però ripeto, siamo in Italia e va bene lo stesso.
ma cerchiamo di fare in modo che questo sistema possa essere semplificato e che la cassa integrazione torni a fare quello che deve fare. E se c'è bisogno di dare un contributo a chi perde il lavoro ingiustamente o per ragioni oggettive vere, favoriamo e privilegiamo l'ASPI. Oggi abbiamo quest'ASPI che è un po' saltellante, un po' barcollante, è bassa, è poca, per pochi mesi, assicurazione sociale per l'impiego, cioè diamo la possibilità a chi ha perso il lavoro per motivi seri di poterlo cercare con serenità. E così, se guardiamo a tutto l'insieme, a tutto il sistema, in una maniera, diciamo così, globale, possiamo pensare anche di trovare delle soluzioni e, dal nostro punto di vista del Partito Democratico, delle soluzioni che mettano sempre davanti chi sta peggio, chi ha più bisogno e chi è più debole, perché altrimenti non saremo un partito di centro-sinistra. E per far questo però, io qui vi saluto rivolgendo un invito a tutti. Noi abbiamo una grandissima responsabilità, noi cittadini, che spesso non cogliamo, perché diciamo tutti che bisogna fare questo, quello e quello. Io ho sentito tantissimi degli interventi, bisogna. Facciamolo noi per primi, dando l'esempio chi ha delle responsabilità, ma anche andando a votare e scegliendo e discernendo che chi non le ha fatte quelle cose lo possiamo anche mandare a casa e non dobbiamo mica tenerlo lì per forza o dire quel sindaco lì ha sbagliato, aspetta che non lo vogliamo più qui, lo promuoviamo, gli diamo un altro incarico da un'altra parte dove fa dei danni ancora maggiori. Per esempio la cultura, che è veramente la base fondamentale di questo paese, non solo in senso economico, perché investendo sulla cultura potremmo veramente trovare da dare da lavoro a tantissime persone che oggi non ce l'hanno, ma anche la cultura mentale, quella di cominciare a riappropriarci del nostro paese. Vuol dire che se c'è in un piccolo comune dove invece che amministrare bene amministrano male, li mandiamo a casa. Abbiamola questo coraggio, non lo votiamo più, se ce lo impongono gli diciamo che quello lì non lo andiamo a votare. Allora invece, visto che in Regione Emilia Romagna questa volta abbiamo l'occasione di votare per delle brave persone, Stefano Bonaccini lo è una persona che è in grado di dare quella svolta di cui avremo bisogno, ricordatevi che domenica prossima si vota e che sarebbe opportuno che chiamassimo tanta gente, perché purtroppo nelle mie esperienze, nei miei banchetti, vedo che chi sa che ci sono le elezioni dice che non vuole venire a votare, chi non lo sa forse dice ah, allora vengo. Quindi bisogna cominciare a spiegare a tutti che questa è una delle prime occasioni che abbiamo per dare davvero quel segnale di svolta di cui abbiamo bisogno. Vi chiedo scusa se scappo via, ma anche il prete è una... Grazie a tutti, alla prossima, ciao Andrea. Grazie a tutti, è stato un piacere. Buona domenica. Ciao, grazie. Devi intervenire? Sì, grazie. No, due minuti per non portare via ovviamente tempo alle conclusioni. Ovviamente è stato molto utile per me sentire anche il dibattito, perché da questo punto di vista arricchisce sempre ascoltarci. Devo solo dire due cose velocissime. Prima cosa, noi oggi dobbiamo valorizzare le potenzialità produttive che noi abbiamo. Noi nel passato abbiamo chiuso interi settori. Abbiamo chiuso l'acciaio, abbiamo chiuso la chimica, abbiamo chiuso l'intero settore, mentre la Germania ha deciso quali settori tenere e quali chiudere. Noi l'abbiamo lasciato fare ad altri, questo è il primo punto, e non l'abbiamo deciso noi. Ora è chiaro che siamo in deficit strutturale da questo punto di vista. La prima cosa che dobbiamo fare non è intervenire sul mercato del lavoro, anzi il mercato del lavoro va proprio in una direzione. Il mercato del lavoro, sull'intervento sull'articolo 18, va proprio nella direzione di dare un segnale invece di abbassare la qualità del lavoro sulla margherita. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo scegliere quali sono i settori strategici su cui in primo luogo il pubblico deve decidere come interveniamo. Questo è il primo punto, se no non ce la caviamo. Se no non superiamo neanche la precarietà, perché la precarietà e la disoccupazione non si superano con le leggi, si superano creando, mettendo in giro. Questo è il primo punto.
Secondo punto sul dialogo, veramente, da questo punto di vista, la CGIL non è che fa sciopero contro il governo Renzi, perché per questo o per quest'altro. La CGIL fa sciopero su una precisa piattaforma. Noi chiediamo delle risposte su quello. E da questo punto di vista è chiaro che decideremo le nostre iniziative sulla base delle risposte. È chiaro che va bene trattative per un giorno, 6 mesi, 8 mesi, sono d'accordo, per carità di Dio. Però una trattativa che ci convocano alle 8 di mattina con gli ordini del giorno detto da qualcun altro e che alle 9 si chiude salutando, poi non ascoltandoci neanche, devo dire che questo non è la prima volta, neanche il governo Berlusconi da questo punto di vista lo fa. Chiedo su questo, visto che c'è la Maria, se si può cambiare strada, non siamo sempre di qui. Insomma, intanto volevo molto ringraziare il Circolo Colli per questa opportunità, insomma, intanto perché è molto importante confrontarsi. Poi, come sempre, insomma, la discussione in questo circolo è particolarmente ricca di spunti, di persone che contribuiscono anche, insomma, sempre di altissimo profilo, per cui è anche molto, diciamo, utile a noi per calibrare il lavoro che dobbiamo fare. Sui temi posti ci tengo, insomma, a esprimere, prima anch'io voglio unire alla solidarietà a Taddei, ho avuto modo di farla anche pubblicamente quando, insomma, inizia un certo tipo di discussione, l'ho rifatta anche quando è uscita la notizia, diciamo, delle minacce a cui era stato sottoposto, l'abbiamo fatta come insieme dei parlamentari, credo sia anche molto positivo se da questa assemblea esce, diciamo, una presa di posizione unanime in questa direzione. Per il resto, insomma, la discussione, come è giusto, si è allargata a diversi temi e che io vi dico come li vedo. Il primo punto riguarda la fase che stiamo vivendo. Ora, sostanzialmente, noi siamo nella crisi più grave che questo paese e anche l'Europa vivono da molti anni a questa parte, e come Partito Democratico abbiamo sulle spalle la responsabilità molto grande di portare l'Italia fuori da questa crisi e di rispondere alla disperazione che tanti cittadini italiani stanno vivendo in questo momento. Questa responsabilità ci viene dal consenso che gli italiani ci hanno dato alle elezioni europee. A me non piace molto questo termine di partito della nazione che è stato utilizzato, non mi piace perché per me in democrazia tutti i partiti sono partiti della nazione. Però è vero che fondamentalmente la nazione italiana si è affidata a noi, anche perché obiettivamente le altre alternative non erano di governo, ma anche perché Renzi ha saputo costruire un dialogo con settori importanti della società italiana, dare quell'idea di dinamismo, di cambiamento che è stato ricordato anche qui, e poi perché rispetto anche ad altri paesi europei che hanno avuto non a caso nelle elezioni europee risultati differenti, il Partito Democratico ha saputo, diciamo, apparire un soggetto credibile per rispondere ai problemi degli italiani, anche per l'unità interna che abbiamo saputo dimostrare nell'appuntamento alle elezioni europee, perché nel voto al PD alle europee ci sono tante cose, da quelli appunto che non avevano mai votato PD e l'hanno votato perché c'è Renzi, a quelli che magari non erano convintissimi di Renzi ma hanno comunque votato PD perché vedevano un gruppo dirigente articolato, riconoscevano appunto nel PD un ruolo molto importante per la fase di crisi che vive il paese. Ora, adesso noi questa responsabilità la dobbiamo esercitare fino in fondo. E come la dobbiamo esercitare? Appunto, l'hanno detto un po' tutti, insomma, costruendo un grande progetto di cambiamento del paese che ci porti fuori dalla crisi e affronti anche, diciamo, quei ritardi e quelle storture che caratterizzano non da oggi l'Italia, anche nel paragone di altri paesi europei. Ma questo ovviamente significa vari campi di lavoro, no? Indubbiamente il primo è una riforma molto forte di quello che è l'Unione Europea e anche una svolta nelle politiche dell'Unione Europea. Sabatelli, il governo italiano, la sta provando a fare. Questo ovviamente è un tema molto rilevante, per ora abbiamo avuto un po' più di spazio, diciamo, di indebitamento anche per finanziare la spesa pubblica, ma insomma strutturalmente le politiche dell'Unione Europea restano quelle che erano. Anzi, a dire la verità, dopo le elezioni europee, mentre in Italia abbiamo vinto noi, a livello europeo l'asse si è spostato ulteriormente a destra, insomma, e c'è una capacità, come è stato citato Juncker, c'è una capacità della Merkel, diciamo, di guidare i processi in Europa molto, molto preoccupante, insomma, ecco. Perché è chiaro che se le politiche europee continuano così,
davvero insomma, i rischi di deriva per il continente sono assolutamente drammatici. Quindi il primo punto è una battaglia per cambiare le politiche appunto a livello europeo. Poi ci sono le politiche a livello nazionale, che anche qui hanno aspetti diversi, no? Un punto è come promuoviamo lo sviluppo. Ma qui un tema è stato posto anche nell'ultimo intervento e secondo me ci dobbiamo riflettere, cioè in una fase di crisi come questa un tema di spesa pubblica c'è. Per esempio un piano di intervento, di manutenzione del territorio, che qui è stato ricordato, è anche una leva di sviluppo. Ovviamente lo fai in un contesto di risorse molto limitate e lo fai appunto, secondo me, prima di tutto se si costruisce una nuova condizione a livello europeo, per esempio se si svincolano dal patto di stabilità questo tipo di investimenti. Indubbiamente questo è un terreno assolutamente di riflessione e secondo me che ci dobbiamo porre. Poi ci sono le politiche appunto per ridistribuire il reddito e per favorire l'occupazione e le assunzioni da parte delle imprese. Io devo dire che è vero che gli 80 euro hanno riguardato un settore seppure ampio del lavoro dipendente, per esempio non hanno riguardato i pensionati che vivono una condizione di reddito particolarmente grave in molti casi, che peraltro svolgono oggi un ruolo sociale di sostegno a altre generazioni, diciamo. Però è anche vero che quella degli 80 euro è una delle più grandi redistribuzioni del reddito che si fa dagli anni 70 ad oggi. E un'azione di redistribuzione del reddito nel senso di una maggiore giustizia sociale è una condizione anche di promuovere lo sviluppo. Nello stesso modo azioni fiscali a favore delle imprese che assumono e con le caratteristiche sono state dette, secondo me sono azioni giuste, insomma, che vanno appunto nella direzione di rilanciare lo sviluppo e la crescita del paese. Poi c'è un insieme di altre riforme che non attengono all'economia ma che sono fondamentali anche per il sostegno all'economia e per il paese. La riforma della giustizia civile, qui è stata citata, è un tema serissimo perché uno dei gap competitivi che ha l'Italia è proprio questo, cioè che i tempi della giustizia civile sono assolutamente imparagonabili rispetto ad altri paesi europei. Così come, per esempio, è stata citata anche qui, la riforma della pubblica amministrazione è un tema di grande rilievo. E poi qua si è parlato, no, le province e così via. Noi adesso abbiamo fatto la riforma del Senato, abbiamo fatto le nuove province, diciamo, città metropolitane elette di secondo grado, e qui ci sarebbe un discorso lungo che a me interessa anche molto, anche rispetto a cosa dobbiamo fare a Bologna, per ragioni di brevità non lo faccio, nel senso che adesso bisogna capire come la città metropolitana, io per esempio penso che si dovrebbe porre anche un tema, dandosi anche una tempistica di una sua possibile elezione diretta, di come diventa un'istituzione più forte dell'assetto istituzionale precedente, non più debole, che era poi la ragione per cui la si era pensata, però per brevità mi fermo qua su questo punto. Però certamente adesso abbiamo il grande tema della riforma del titolo quinto, che è un po' di più, diciamo, della semplice riorganizzazione del ruolo delle istituzioni, cioè bisogna vedere come ha funzionato il nuovo titolo quinto, per molti versi non ha funzionato come si pensava, e insomma, bisogna capire come, diciamo, riorganizzare gli assetti istituzionali del paese. Ci sono tantissimi, da questo punto di vista, tantissimi temi, non so, ha senso che esistano le regioni a statuto speciale nell'Italia di oggi? Ha senso che esista la regione Molise e la regione Basilicata nell'Italia di oggi? Ha senso che esistano 8.000 comuni? Quali competenze ha senso che siano esercitate a livello nazionale, quali a livello regionale? Il turismo è il tipico tema, secondo me, che bisogna pensare di riportare anche in una dinamica nazionale, perché alla fine si tratta di promuovere il paese, no? Magari in Cina, di promuovere tutto il paese, no? E così via. Cioè, quindi c'è questa riflessione. Sono questi temi di fondo. Su questo poi vengo invece al tema Jobs Act, anche per dirvi esattamente qual è la mia opinione, insomma. E su questi punti, insomma, adesso chi come sottoscritto non ha sostenuto Renzi al congresso, secondo me ha un compito abbastanza chiaro, cioè la sfida di governo del PD è la sfida di tutti noi. Se vince questa sfida di governo, vince il PD e vince il paese. E no, questo, secondo me tutto il PD deve essere pienamente impegnato in questa sfida. Questo non vuol dire non organizzarsi per far sentire una voce, ecco, e per, diciamo, indirizzare più a sinistra, per intenderci, l'azione politica del governo in modo costruttivo, perché le cose funzionino. Ma peraltro sono anche per questo ho accettato di entrare in una segreteria unitaria, se no avessi dato un'altra lettura non avrei fatto questa scelta, sapendo che la sfida del governo Renzi
e del PD guidato da Renzi, che è la sfida di tutti noi, ma anche con la capacità appunto di svolgere un ruolo e anche di tenere nel partito forze che sennò secondo me rischiamo di perdere. E adesso diceva Vittorio, no, delle divisioni che ci sono anche in chi ha fatto altre scelte congressuali rispetto a quella che è risultata vincente, però insomma adesso io penso che noi abbiamo tutte le condizioni di fare a gennaio e febbraio un grande appuntamento nazionale dove tutte queste forze si ritrovano e in modo costruttivo ragionano su come contribuire alla vita del Partito Democratico. E sul Jobs Act io lo divido in due aspetti, insomma c'è un tema che secondo me diceva molto giustamente Umberto Mazzone, cioè è vero che non bisogna avere approcci ideologici, però è anche vero che c'è un tema di che lettura si dà del paese, di che modello di società pensiamo per questo paese e anche di qual è l'indirizzo strategico alle politiche che mettiamo in campo. Ora, nell'idea di società che ho io, insomma, il lavoro è assolutamente al centro e il diritto e la dignità del lavoro è un valore in sé. Il lavoro non è solo un valore perché uno così ci prende lo stipendio, appunto il modo in cui anche è costruito il rapporto del lavoro e il ruolo del lavoro nel paese attiene a un'idea di società, è molto importante per le persone. E l'altro concetto però è questo, insomma, di fondo, cioè se c'è una riforma complessiva che alla fine allarga i diritti di tutti è un discorso, ma abbiamo visto negli ultimi 20 anni che si sono tolti i diritti a chi già li aveva, non è che a seguito di questo i giovani hanno avuto più diritti o più lavoro, perché nei 20 anni che abbiamo alle spalle ci hanno detto questo, cioè che in una fase di crisi togliere diritti non c'è scritto a nessuna parte che poi crei più opportunità per qualcun altro. Quindi io penso che quando si mette mano ai diritti del lavoro come sono ora, in una fase come questa bisogna essere estremamente prudenti. Ora, il governo, la maggioranza anche del PD, perché in direzione io non ho votato a favore del documento, diciamo, sul Jobs Act, però ha scelto di andare in questa direzione. Nella filosofia che dicevo prima, noi conduciamo un'azione politica per migliorare al massimo il provvedimento e per cercare di metterlo in sintonia con alcune priorità che sono quelle che ho provato a dire. Nel dibattito si dice riconosciamo il valore dell'impresa. Ecco, adesso io dicevo scherzando che in questa terra lo riconosciamo fin da ceti medi Emilia Rossa di Togliatti il valore dell'impresa, però penso che Poletti il testo lo conosca perché essendo iniziato come funzionario del PC di Imola, penso che la riflessione ce l'abbia presente. Quindi cioè il punto non è che qualcuno mi deve spiegare a chi pone certi temi che qual è il valore dell'impresa, ci mancherebbe, lo sappiamo benissimo. Casomai se mai una riflessione su cos'è l'impresa italiana bisogna farla, perché una cosa è la piccola e media impresa, una cosa è la debolezza della grande impresa in Italia, qui c'è tutto il tema delle politiche industriali che tu sollevavi, un'altra cosa è il capitalismo finanziario. Adesso devo dire che una cosa per esempio molto buona per me che ha fatto questo governo sono tutti provvedimenti sull'autoriciclaggio, che sono provvedimenti secondo me abbiamo finito di approvare alla Camera, molto efficaci anche a promuovere un rientro di capitali, però non in una logica di scudo fiscale, anzi in una logica di effettiva, diciamo, perseguibilità, diciamo, che a un certo punto diventerà penale, in tempi brevi, insomma, di contesti di evasione fiscale particolarmente gravi, insomma, come quelli appunto legati all'autoriciclaggio. E l'altro punto che dico è che il rapporto si costruisce con i lavoratori che vanno in piazza, che sono tanti, non solo col sindacato, che pure un interlocutore importante, poi i suoi temi di rinnovamento, il sindacato, ma una legge di rappresentanza farebbe molto bene alle organizzazioni sindacali italiane, ma questo è un altro discorso, ma cioè, quelli che sono andati a Piazza San Giovanni, tantissimi erano elettori del PD, quelli sono persone che tanto meritano rispetto quando scioperano, come ho avuto modo di dichiarare, perché perdono un giorno di lavoro, è una battaglia in cui credono, ma a parte questo sono interlocutori fondamentali. Se lo sciopero generale verrà mantenuto, quelli che faranno sciopero generale sono interlocutori preziosissimi per il PD, mica vuol dire che qualunque cosa venga chiesta in quello sciopero noi la dobbiamo accogliere, perché dobbiamo rispettare quelle mobilitazioni, costruire un rapporto, secondo me è assolutamente fondamentale. Invece poi se da questo discorso si passa al merito del Jobs Act, io penso questo, insomma, penso che la mediazione di Amiano abbia fatto già parecchi passi avanti e che parecchi punti li abbia risolti.
proviamo a portare ancora avanti l'azione parlamentare. Quindi se riusciamo ad andare oltre anche il lavoro che è riuscito a fare Damiano, con riusciamo intendo la parte più di sinistra del PD, secondo me facciamo bene, proviamo ad andare ancora oltre, ma su un lavoro che è già stato impostato, dove una serie di temi sono stati, diciamo, realizzati. Ora, qui si è parlato, l'ultima cosa che voglio dire su questo punto, il contratto a tutte le crescenti, no? Il punto è quando, diciamo, finisce la parte crescente, si va a regime, su che regime si va? Perché un discorso è 3 anni con meno garanzie, perché poi si crea un percorso, no, pian pianino, e dopo si stabilizza. Vogliamo dire che sono 5? Il punto è se quando ti stabilizzi hai gli stessi diritti degli altri o ne mantieni meno. E questa è in realtà una contraddizione anche nel modo in cui viene spiegato il contratto a potere crescente, anche nel dibattito del PD, che c'è, perché sono due discorsi completamente diversi. Cioè, sul contratto a potere crescente siamo tutti d'accordo. C'è chi dice che quando finisce la fase, appunto, di crescita delle tutele, quel lavoratore deve avere gli stessi diritti degli altri con cui lavora. Invece c'è un altro modello per cui comunque non si arriva lì, perché appunto per i nuovi assunti una serie di garanzie che chi è già lì ha non ci sono neanche dopo la fase transitoria. Queste ovviamente sono due visioni diverse, però io invito a non sottovalutare anche il significato politico del dibattito che si è aperto, come diceva appunto molto bene Umberto, e quindi anche questo aspetto c'è. Il merito, sul merito mi pare che obiettivamente un po' di passi avanti si stiano facendo. Infine, l'ultima cosa che vorrei dire è questa, insomma, questo tema che, insomma, si sta rimergendo anche sui costi, insomma, sulle inchieste, sulla regione, sulla moralità, la serietà e la sovranità della politica, secondo me è un tema rilevantissimo che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Anche che è la prima condizione della politica per essere credibile nel rapporto col paese, ma poi è proprio un tema di idea della politica, delle istituzioni. Peraltro chi viene da una certa storia ha sempre, diciamo, rappresentato, anzi il primo riferimento, forse prima ancora del riferimento al mondo del lavoro. Io penso, l'ho già detto un'altra volta in questa sede qui, secondo me che noi dobbiamo in questo riscoprire anche veramente il ruolo dei partiti politici, perché quando arriva la magistratura vuol dire che è già tardi. Poi certo il PD si rapporta alle inchieste diversamente dagli altri e probabilmente tanti di quelli su cui adesso ci sono le inchieste in corso dimostreranno che sono tutte spese corrette, no? Però, diciamo, noi dobbiamo capire come al nostro interno ci mettiamo al sicuro il più possibile da certi tipi di comportamenti. Questo riguarda tutti i partiti, ma insomma a noi ci deve riguardare, tanto a noi, insomma, parliamo di noi e poi per quello che siamo, per la storia che rappresentiamo, per la parte di società che vogliamo rappresentare. Quindi, insomma, io penso che in questo dobbiamo tornare ad avere un partito organizzato, forte, che ha anche la capacità di esercitare questa funzione di controllo che è assolutamente vitale. Anche questo l'ho detto anche in altre occasioni, cioè non è che nel PC erano tutti stinchi di santo, ecco, una vera persona è sempre persona, però oltre a una particolare, insomma, identità comune, ma c'era anche il fatto che se uno prendeva 3 volte la macchina blu, alla terza, quando non doveva, c'era un altro che andava lì e diceva: guarda che adesso te non la usi più, e intanto invece di star qua vai da un'altra parte. E poi alla fine, cioè, un grande partito deve recuperare anche questa capacità, perché questo terreno qui è molto delicato, e fra l'altro se non c'è la capacità della politica, poi sei nelle mani di un altro potere, che come tutte le realtà, anche lì c'è i buoni e i cattivi, può compiere degli abusi, cioè, il punto è, anche per il rispetto dell'autonomia che spetta all'istituzione, alla politica, come è scritto nella nostra Costituzione, la politica deve avere la capacità, queste situazioni, di prevenirle, di gestirle essa stessa, ecco, non di essere nelle mani di nessun altro potere. Poi ovviamente certo che i reati vanno perseguiti, ma adesso è chiaro che sostanzialmente c'è il potere giudiziario che, prima di tutto per il limite della politica, alla fine è chiamato a intervenire anche su questi aspetti che invece la politica, insomma, deve autogestire, che è un potere mediatico che ha in un cortocircuito che vediamo tutti i giorni, ecco. E quindi questo, secondo me, è un grande tema secondo me, su cui davvero, insomma, mettersi a riflettere. Grazie tante, poi ci vedremo a commentare la risoluzione.
Grazie Andrea, ci vedremo.